Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta come ogni giovedì e venerdì alle 21. Ci ritroviamo questa sera, quindi una buona serata a tutti. Ricordatevi, e lo diciamo da subito, e ringraziandovi per gli sms, perché ne arrivano sempre centinaia e centinaia. Abbiate pazienza, non tutti hanno il tempo di andare in onda, ma insomma sfruttate, cominciate a inviarli da subito, perché parliamo questa sera di primarie, di politica ovviamente, avvicinandoci alla domenica più attesa per quanto concerne il popolo del centro-sinistra, con le primarie del Partito Democratico, no, vabbè, del centro-sinistra ho detto. Del centro. Del centro, vabbè, ecco, subito Furlanich, vabbè, tra un po' ci arriviamo. Però è ovviamente l'occasione per tornare a discutere di alleanze, del dibattito che c'è tra le forze politiche all'interno degli schieramenti, anche in vista di quello che sarà il voto tra un anno, perché ormai, lo diciamo, poco prima dell'estate, ma di sicuro dopo l'estate inizia la campagna elettorale. Già molte manovre di avvicinamento ci sono, anche di contrasto all'interno di alcuni schieramenti che devono definire chi sarà il candidato. Mentre siamo in onda, è finito credo da poco un importante evento anche di Forza Italia a Udine, ce ne sono altri oggi con altri incontri, vertici di altre liste civiche, per esempio i cittadini, anche Sella ha un impegno nella zona di Udine, però ora si comincia a discutere ovviamente di questo. Forza Italia perché? Perché poi dà una prova muscolare all'interno del centrodestra probabilmente, e l'indirizzo è quello della Lega Nord, chiaro, con il candidato alternativo fino ad adesso Massimiliano Fedriga. Questa sera, tra pochi minuti, come abbiamo anticipato, ci sarà anche Renzo Tondo con noi, che nelle ultime settimane ha fatto una dichiarazione forte anche chiedendo le primarie nel centrodestra. Questa sera, per discutere di questo, rivedremo anche insieme alcuni momenti del confronto tra Renzi, Emiliano e Orlando, per fermarci su alcuni punti importanti, insomma, di questo dibattito, nel quale ognuno ha espresso la propria opinione e idea di paese e di partito. Domenica si va a votare, quindi anche a Trieste, per il Partito Democratico, e quindi per queste primarie ci interessa capire dove va l'asticella. Adesso lo chiediamo subito agli ospiti. Intanto buonasera, ben trovata Antonella Grimm, segretario del PD in Regione, al suo fianco Lorenzo Cociani. Quindi se Antonella Grimm sostiene Renzi, lei è per Andrea Orlando. E Furlanich quindi? Non sono per Emiliano. No, ma tanto può votare chiunque, questo magari di questo ne parleremo dopo. Comunque, no, devo dire che seguo con particolare disinteresse le primarie del Partito Democratico, perché non sono affari che mi riguardano. Che svolge una funzione sociale, perché riusciamo veramente sempre a intrattenervi notevolmente con le nostre baruffe interne, con le nostre primarie. Quello senz'altro. Riusciamo sempre a darvi lavoro, quindi funzione sociale, sì. Giusto. Oggi non sono un panda. No. Io sono molto contenta, no, posso dirlo, siccome io mi sono lamentata. Sarà in via di estinzione, cosa intende, no? Nel senso che, perché siccome ho persino chiesto specie protetta. Scusa, no? Ho persino chiesto scusa la volta precedente, perché mi ero lamentata in maniera molto aspra di essere lì. Questa volta l'ha fatto prima della trasmissione, quindi, così loro non vedono. No, adesso riconosco, quindi ringrazio che oggi finalmente c'è un mio collega di partito. Ma guardi che facciamo fatica a trovare tre rappresentanti io del centro-sinistra che stiano insieme al PD, cioè quello è il problema anche nostro. Avarino, dica. Ho ringraziato oggi, sono contenta. Oh. Saluto e ringrazio l'assessore al turismo e molte altre deleghe, che è Maurizio Bucci di Forza Italia. Buonasera, ben trovato. Buonasera, ricordo che io non voto PD. Per chiarezza, volevo precisarlo in questo contesto davvero, sì, ma può farlo però. Bisogna aderire ai valori, per carità, dai, cerchiamo questo di è vero, bisogna sottoscrivere. No, ma no, la mia sostanzialmente la polemica deriva dal fatto che io non vorrei mai che ad eleggere il segretario del mio partito fossero persone che non sono iscritte al mio partito. Un concetto, mi dispiace, sarà novecentesco, però vorrei decidere io, come iscritto a un partito, quale sarà il mio segretario. Pertanto questa è una vostra regola che vi siete date, rispetto le regole. Cioè, cos'è che non va secondo lei? Non ho capito. Ma no, secondo me per eleggere il segretario non deve essere aperto a tutti, lei dice.
primarie non devono essere aperte. Questo questa è una regola all'interno degli iscritti. Poi, cioè, adesso poi vorrei sentire subito Grimm su questo. Tra poco rivediamo, ripeto, appunto anche i tre protagonisti a livello nazionale. Sta arrivando Renzo Tondo, consigliere regionale di autonomia responsabile, ex governatore di questa regione. Intanto qui in città, no, solo per capire, Grimm, un rappresentante di Emiliano c'è? Sì, Serena Francovic è quella, è la rappresentante, la coordinatrice regionale. E poi ci sono anche altri che hanno aderito alla mozione Emiliano in regione, quindi ci sono. Ci sono. E mi dispiace che non li abbiate trovati, però ci sono. Abbiamo anche firmato un appello congiunto anche insieme ai rappresentanti della mozione di Emiliano qui in regione. Per portare a Rincon? No. Fammi finire la frase, dai, io non interrompo. Sì, scusa. Abbiamo anche firmato un appello congiunto anche i rappresentanti della mozione di Emiliano in regione per partecipare alle primarie. È una regola, per ritornare all'inciso che faceva, assolutamente legittimo e Istok, rispetto al fatto che lui vuole un partito dove il segretario viene scelto dagli iscritti. Fin dal 2008, dalla costituzione del Partito Democratico, decidemmo che il segretario viene scelto da iscritti ed elettori attraverso lo strumento delle primarie. Non è mai stata cambiata questa regola, neanche sotto la segreteria Bersani. È chiaro che... Senta, l'obiettivo qual è domenica? Perché domanda terrificante, ma ormai sembra essere diventata quella più importante. Ora ascolteremo Renzi e Emiliano Orlando sull'affluenza. No, io sui numeri sono un disastro. Beh, glielo dico io, 47.000 l'ultima volta, giusto qui in Friuli Venezia Giulia, 2013, quando ci furono le altre primarie. Non credo che riusciremo a raggiungere i numeri del 2013, chiaramente è un clima diverso, usciamo purtroppo da un anno, il 2016, anche con molto difficile, c'è stata una scissione, quindi il clima di queste primarie è diverso e quindi non credo che riusciremo ad avere i numeri delle volte precedenti. Proprio oggi però ero a un brindisi con Francesco Russo, e a Muggia questa è una notizia e l'ho guardata perché Russo ha annunciato che cogliesse questa cosa. Russo ha annunciato Tele4 che è arrivato il milione per Porto Vecchio, certo, l'ha visto, no? Esatto, è una cosa positiva, lo sapeva Bucci. Comunque, è arrivato, adesso le faccio vedere il servizio. Dicevamo con Francesco proprio poco tempo fa che ogni volta che c'erano le primarie ci aspettavamo numeri più bassi e poi siamo sempre stati comunque sorpresi dai nostri concittadini, quindi io mi auguro che ci sia una buona partecipazione. Credo che siamo l'unico partito, mi fa piacere che Renzo Tondo, ma poi lo sentiamo direttamente da lui, ci mancherebbe, chieda primarie anche per il centrodestra per scegliere la leadership. Credo che da questo punto di vista, ed è un fatto sicuramente di cui essere molto orgogliosi, siamo l'unico partito che fa una cosa di questo tipo. Allora, sentiamo Renzi, e Orlando ed Emiliano quando il confronto di Sky cominciano proprio da questo, cioè affluenza. Che cosa vi aspettate? I numeri percentuali, anzi per quanto riguarda ovviamente i votanti, e soprattutto cosa aspettate per voi stessi. Sentiamo. Iniziamo con Matteo Renzi, il primo a essere stato sorteggiato. Iniziamo da questa attesa per il voto di domenica e soprattutto per conoscere il numero degli elettori che andranno a votare per le primarie. Ci dice qual è il numero sotto al quale sarà inevitabile parlare di flop e quanti voti si aspetta di ottenere? Spero di ottenere il 50% più uno, un voto in più del 50% se ce la faccio, perché questo vuol dire vincere al primo turno. L'affluenza è una grande incognita, credo che siamo l'unico partito a farle le primarie, tutto ciò che ha la cifra 1 milione davanti va bene. Grazie, ancora qualche altro secondo, ma erano due cifre, insomma siamo riusciti a concentrarli lì. Posso recuperare dopo? No. No, quello no, non glielo abboniamo. Michele Emiliano, allora, numero sotto al quale si può parlare di flop e poi che risultato personale si aspetta di poter ottenere dal voto di domenica? Abbiamo deciso di fare un congresso con rito abbreviato, in fretta durante le feste di Pasqua, e naturalmente non siamo stati in grado di far sapere a tutti gli italiani che queste primarie possono cambiare la storia del nostro paese, la storia del PD. Possiamo provarci tramite questo confronto. Ovviamente per me, che mi sono candidato soprattutto per salvare il Partito Democratico ed evitare che si facesse un confronto solo tra loro due, va bene qualunque cosa. Grazie. Orlando, i suoi numeri, le sue cifre, le sue aspettative.
Anche io avrei voluto un altro congresso, un congresso preceduto da una discussione sul merito delle questioni, che rispondesse alle domande che erano arrivate dal referendum. Non è stato possibile, seguiamo le regole che ci siamo dati e che abbiamo scelto insieme. Io credo che più gente verrà e più sarà forte il Partito Democratico. Sto all'asticella che fissò Matteo Renzi nel 2013, le altre primarie, 2 milioni di persone. Per me naturalmente voglio il 50%. Le primarie sono ancora un sistema utile, secondo lei, per scegliere il leader o no? Beh, io in questo contesto sono sicuramente il meno titolato per fare dei ragionamenti sulle primarie del PD. Se invece ragioniamo in termini generali sul concetto se lo strumento delle primarie sia uno strumento politicamente utile, quello che posso dire è che noi siamo diversi, fortunatamente diversi, abbiamo una visione strategico-politica diversa. Se il PD, come dice, sono l'unico partito che ha usato e sta usando questo strumento, a noi questo strumento non interessa e va chiarito questo aspetto, perché può essere tacciato dal fatto, ecco, allora non volete la democrazia. Io credo che il principio delle primarie sia esattamente l'opposto, cioè va ad evidenziare le fratture interne di un partito. E lo abbiamo visto, non voglio criticare, non mi permetto di farlo e non spetta a me farlo, però è evidente la situazione delicata all'interno del PD, le primarie evidenziano queste fratture e poi diventa difficile recuperarle nel momento in cui vinca uno dei tre contendenti, perché quando se io mi impegno, adesso dimentichiamo l'aspetto del PD perché ripeto non voglio parlarne e non è corretto farlo. Quando ci si fa opposizione anche. Se c'è una partita dove io mi schiero seriamente e mi impegno a difendere le mie idee, difendere il mio modo di vedere la politica, il mio modo di vedere il partito, poi è molto difficile nel momento in cui il mio antagonista vince tapparmi il naso, dimenticare la mia ideologia, dimenticare il mio modo di essere in politica ed accettare le linee guida di un altro. Noi siamo diversi perché? Perché noi, dico quando uso il termine noi, non mi riferisco esclusivamente a Forza Italia, ma mi riferisco alla coalizione. La coalizione del centrodestra, quando è unita, vince, ha sempre vinto e continua a vincere, sta vincendo anche ultimamente, recentemente. Ma perché vince? Perché all'interno della coalizione ci sono delle sensibilità, delle attenzioni, delle passioni e delle caratteristiche a volte anche molto diverse, ma unite da un unico programma. Quando Forza Italia è un partito di governo che si impegna a governare e lo fa, almeno quando ha governato, governa in un certo modo, e ha alleati che difendono talune realtà, citiamo la Lega, portiamo l'esempio all'interno dell'amministrazione comunale, la nostra è una coalizione dove abbiamo all'interno Forza Italia, abbiamo la lista civica di piazza, cioè, abbiamo idee la Lega differenti Nord, ma condividete un programma d'Italia. Ognuno di loro hanno la loro sensibilità ed attenzione politica. Se la Lega focalizza la sua attività sulla, sul rigore, sull'attenzione, sulla polizia, sulla sicurezza, noi ne siamo orgogliosi ed è giusto che lo faccia la Lega Nord. Noi siamo un'altra realtà, siamo l'area moderata, siamo l'area tollerante, siamo l'area anche vicino all'area cattolica, siamo l'area che condivide una strategia messa d'assieme. Allora questa coalizione con le proprie specificità è vincente, perché all'interno della propria coalizione ognuno ha la libertà di esprimere la propria posizione. Se questo avviene, concludo, all'interno di un unico partito diventa molto difficile, ecco, abbiamo visto ricucire, che non ha retto nel tempo. Ricucire, cosa dice? Tocca a lui. Ricucire, ma insomma, questo è anche questo il segretario, no, il segretario Obi Maior. Ma sul ricucire è stato in qualche modo il leitmotiv della candidatura di Orlando. In realtà, usciamo da una stagione molto divisiva all'interno di questo partito, divisione che non è dipesa dalle regole, ahimè, è difesa proprio dalla politica, dalle culture politiche che si sono confrontate, o meglio che non si sono confrontate come prima all'interno di questo partito. Si è pensato che fosse necessario trovare una candidatura che potesse riuscire di nuovo a rappresentare la complessità di tutte le anime di questo partito, e ci è sembrato che la candidatura di Orlando, uomo sicuramente con una sua identità culturale chiara, ma che ha partecipato alla stagione
ha collaborato con la stagione del renzismo, fosse un buon punto di unione, potesse rappresentare un buon punto di equilibrio per provare a ricucire le divisioni profonde che ci sono all'interno del partito e le divisioni ancora più profonde e per me più preoccupanti che ci sono tra il partito e la società. Furlanich, allora, lei come le vede da fuori? Ma vedo una battaglia con poche speranze per i due candidati alternativi, questo sicuramente. Mi pare che Renzi sia il vincitore già ampiamente anticipato di queste primarie, ma indipendentemente da questo io poi guardo, perché non mi piace la politica dei leader, guardo ai programmi e onestamente devo dire che chiunque vinca all'interno del PD, non vedo quella volontà di cambiare le politiche che hanno portato sostanzialmente questo partito su posizioni che reputo ormai ben distanti da un concetto di politica che mi appartiene. Dunque posso seguire. Per quello diceva centro prima, non centro-sinistra, sì, ma perché onestamente credo che le politiche portate avanti, ma non solo in Italia, a livello europeo, da tutti i partiti che si rifanno a quel concetto di vecchio concetto di socialdemocrazia, hanno completamente fallito, si sono portati su posizioni sempre più liberiste. Per citare un esempio, non è un caso che in Francia il Partito Socialista stia di fatto scomparendo, un partito storicamente molto forte. E devo dire, magari può sembrare una provocazione quanto dirò adesso, ma trovandomi in Francia, se fossi adesso un elettore francese, sarei in grossa difficoltà su cosa fare al secondo turno, perché onestamente c'è la scelta tra una destra quasi fascista, perché quella della Le Pen si può tranquillamente dire destra reazionaria, ma è un'altra destra liberista rappresentata da Macron, che con le sue politiche ha portato appunto la Le Pen a poter arrivare a un ballottaggio. E il dato sulle intenzioni di voto di chi ha votato Mélenchon, il candidato di sinistra in Francia, sono chiare. Il 44% voterà Macron, no? Perché lo considera ancora il male minore, ma il 20% voterà Le Pen e gli altri non si recheranno a votare il secondo turno. Pertanto un elettore di sinistra al momento si trova veramente in difficoltà, e credo che i dati dell'astensione in continua crescita riguarda soprattutto elettori storici di sinistra, che non vedono un'alternativa tra una destra liberista e una destra reazionaria nazionalista. Cioè non c'è quasi il male minore. E dunque le politiche portate avanti dal Partito Democratico, soprattutto da quando c'è Renzi, non hanno nessun appeal tra gli elettori di sinistra, e pertanto credo che non hanno respiro di sinistra. Cociani? Ma io sono molto d'accordo con il tema, e trovo che sia di estremo interesse. Questo è una sconfitta culturale, in qualche modo, delle sinistre, che non comincia certamente con Renzi, ha origini lunghe, la terza via di Blair, i Clinton. È stata l'incapacità di dare una risposta diversa dal neoliberismo della Thatcher e di Reagan, che siamo finiti in qualche modo per sposare e accettare come ineludibile. Siamo stati molto deboli culturalmente, ripeto, poi in questo ultimo periodo Renzi, ma Macron sono stati l'apoteosi di questa logica. Se andassimo a vedere la realtà di quello che poi è stato fatto in questi anni, cioè, le leggeremo con l'ottica delle teorie politiche,
Paradossalmente il governo Renzi potrebbe essere stato, potrebbe venire considerato il miglior governo di centrodestra che l'Italia abbia mai avuto, sostanzialmente, per tutta una serie di politiche che sono state portate avanti. L'abolizione dell'IMU, l'abolizione dell'articolo 18, un po' di bonus dati indipendentemente dal livello reddituale, l'introduzione di principi di managerialità anche all'interno della scuola. Scusate, è vero che possono votare anche gli extracomunitari con permesso di soggiorno? Sì. Domanda. Grimm, segretario? Sì, io qui ho le regole, quindi possono votare coloro che i cittadini dell'Unione Europea residenti e i cittadini non residenti Unione Europea con il permesso di soggiorno. Con il permesso di soggiorno. Ho capito, quindi sì, di fatto anche un migrante che abbia ottenuto il permesso di soggiorno, giusto? Con regolare permesso. Poi solo una cosa sulle regole, se posso, visto che è collegato alle regole. Cioè, cosa diceva? C'è una donazione, si danno 2 euro per partecipare alle primarie, anche questa è una regola che avevamo deciso già nel 2008, costitutiva. I soldi vanno a finire nel bilancio, domanda, sì, con piena trasparenza del Partito Democratico, che come tutte le altre associazioni che esistono ha un bilancio, si può assolutamente prenderne visione, sono pubblicati i nostri bilanci sui nostri siti e quindi poi servono prima di tutto per rientrare delle spese che sono sostenute per il gazebo, certo, per l'affitto delle sale rispetto alle votazioni e quello che avanza poi per la normale vita del partito, noleggio di sale o... E poi tornerei volentieri anch'io sulla... Volevo solo farvi sentire una cosa. Allora, Bucci un commento, poi le faccio ascoltare quello che è la novità, insomma, sul Porto Vecchio, visto che ancora attendiamo di vedere altri momenti del confronto tra Renzi, Orlando e Emiliano. Voleva intervenire mentre ascoltava... Volevo solamente commentare la conferma del ragionamento che facevo prima, nel senso, quando Renzi viene definito quasi uomo di destra, liberista, diventa complesso che una realtà politica di sinistra, centrosinistra, scusa Izco, di centrosinistra possa poi, o meglio una parte di questo centrosinistra, debba accettare una linea così definita liberista, e questo io credo sia la morte della democrazia, esattamente l'opposto. Quando viene definito il principio delle primarie, che vuol dire libertà, democrazia, coinvolgere il popolo nelle scelte, è esattamente l'opposto, perché la parte, buona parte, il 50%, Renzi prima diceva, auspico di ottenere il 5,01%, quindi la metà degli aventi diritto, i cosiddetti aventi diritto o simpatizzanti del PD, mi diventa difficile capire come l'altra metà potrà accettare una politica così diversa. Questo è il grossissimo problema. Ecco perché la differenza nostra può essere, anzi ne sono convinto, è una differenza vincente, perché noi rispettiamo la differenza. All'interno della nostra coalizione il partito deve essere diverso con le sue caratteristiche, ma deve essere unito attraverso un progetto. Noi non imponiamo nulla, cioè non è che prendiamo la gente dalla strada e gli diciamo che sarà questo il nostro candidato a qualsiasi elezione. Dobbiamo avere la capacità, la forza, il coraggio di scegliere noi e essere premiati per quanto facciamo. La gente ti premia o ti condanna sulla base di come operi. Questa è la verità. Se governi bene, la gente ti premia, ti continua ad avvicinare. Perché le primarie, perdonatemi se entro nel merito del PD, le primarie non vi faranno avere un voto in più. Cioè, chi non è di centrosinistra non verrà alle primarie, quindi non vi porta un aumento di voti, ma paradossalmente vi separa al vostro interno. Quindi non risolve il problema, evidenzia una spaccatura. Questa è la mia sensazione vista dall'esterno. Il Partito Democratico è un partito che è costruito proprio sulle diversità. Si era posto un'ambizione molto difficile, molto alta. Esploso. Ma per molti anni ha funzionato. Per cui si è gestito con le stesse regole, nel rispetto delle diversità e nel tentativo complesso di far sintesi in maniera seria, questo partito ha sempre resistito, e anzi l'ambizione in qualche modo di rappresentare la maggioranza, no? La vocazione maggioritaria, che è molto spesso citata, era una vocazione di rappresentare la maggioranza delle culture di questo paese, quindi anche culture diverse. Le primarie hanno legittimato il leader, servivano anche per questo. Non è che il primo che passa per strada viene eletto, certo. Renzi ha fatto un passaggio del tutto legittimo, ha scalato il partito come si è più volte detto. Ha rottamato il partito Ha fatto star sereno Letta. Se posso,
se posso. È una narrazione, chiaramente capisco, molto utile ai rappresentanti del centrodestra e che non condivido pienamente con Lorenzo, perché tantissimi militanti dell'ex partito comunista, dei DS, che provengono quindi da una storia marcatamente di sinistra, anche di una certa età, che hanno votato nei circoli un mese fa, e hanno invece riconosciuto alla proposta politica del gruppo che sta intorno a Matteo Renzi e a Maurizio Martina invece di saper leggere in maniera contemporanea, più vera, più attuale, i bisogni del centrosinistra, della sinistra, i bisogni che caratterizzano oggi questa società. Quindi cerchiamo di avere anche rispetto per tutta quella serie di iscritti e di militanti che provengono da entrambe, dalle tante culture che hanno formato il PD, anche dal percorso PC, DS, PDS, che invece riconoscono e che danno una descrizione un po' diversa delle politiche e delle scelte fatte. Che diranno troppi stranieri in coda, o i cinesi, o adesso i migranti, magari dirà qualcuno, beh, è chiaro che chi ha il permesso di soggiorno, ecco, cerchiamo di non fare confusione. Ma diranno, poi le inevitabili polemiche ogni volta sono queste, no? Voi cosa ma veramente in Friuli Venezia Giulia, in tutti i percorsi di primaria che ci hanno caratterizzato in questi anni, non abbiamo avuto nessun tipo di polemica di questo tipo, quindi è stata veramente una festa per i nostri iscritti ed elettori che sono chiamati in una maniera molto libera, perché io non so assolutamente come va a finire domenica. Vi ringrazio. Credo che queste primarie, rispetto anche a quello che è accaduto appunto nel 2016, alla sconfitta del 4 dicembre, alla scissione che al momento è stata una scissione soprattutto di parti, di gruppo dirigente, ma che è stata dolorosissima e che è stato uno dei passaggi più brutti che abbiamo dovuto affrontare dal 2008 ad oggi. Io, il clima è molto diverso, sono sicuramente un passaggio molto difficile, per maturità bisogna metterci la faccia anche nei momenti difficili, quindi io non do nulla per scontato. Credo che comunque, tra decidere i nomi dei candidati in Lombardia o in Friuli Venezia Giulia ad Arcore o con un clic e poi vediamo che finiscono in tribunale come in Liguria, continuo a pensare che, Guido, come dire, sia un atto prima, di coraggio democratico. E poi vediamo appunto il servizio che riguarda Porto Vecchio, perché vorrei sentire un commento anche dagli ospiti, e torniamo a vedere invece i tre candidati per quanto riguarda le primarie. E pubblicità, a tra poco. 1 milione per Porto Vecchio. Il finanziamento ottenuto grazie a un emendamento presentato dal senatore Francesco Russo nella legge di stabilità 2015 è stato recepito oggi da un decreto del Presidente del Consiglio, e lo stesso senatore invita ora il Comune a continuare a lavorare insieme per accelerare il processo di riqualificazione dell'area, facendo i passaggi giusti per restituirla alla città in una decina d'anni. Davvero un'altra buona notizia per Trieste. Era un fondo che avevo chiesto fosse accantonato in legge di bilancio, e il prefetto mi ha confermato che ora è a disposizione di Trieste. Ne parlerò immediatamente con il sindaco, con il quale negli ultime settimane, negli ultimi mesi stiamo lavorando perché finalmente Porto Vecchio venga restituito pienamente alla città. È la più grande opportunità che i triestini hanno. Sono pronti investimenti dai 3 ai 5 miliardi per far ripartire quell'area, per dare un futuro che è un futuro turistico, commerciale, di economia del mare, di cultura, di vivibilità per i triestini, che potranno passeggiarci finalmente come non è mai stato fatto. L'invito di Russo al sindaco di Piazza è di utilizzare questo milione per creare la società pubblica, suggerita anche dal presidente ANAC Raffaele Cantone, che dovrà gestire con trasparenza la riqualificazione di Porto Vecchio. L'idea è quella di spendere questo milione per far partire immediatamente la società pubblica di gestione, così come ci suggerì Raffaele Cantone un anno fa quando venne a visitare l'area. Ci disse di fare una società partecipata dal comune, probabilmente dalla regione, dall'autorità portuale, capace di costruire le condizioni per lo sviluppo di quell'area, mettendola al sicuro anche dai rischi di possibili infiltrazioni. Quindi il modello c'è già, ora ci sono le risorse, dobbiamo trovare le persone più adatte, manager internazionali capaci di raccontare in tutto il mondo le opportunità straordinarie che si stanno creando a Trieste. Ecco, così il senatore Russo oggi al TG Telequattro. Bucci, sapeva? No, non lo sapevo, ma mi sembra di capire, stiamo parlando di 1 milione di euro, giusto? Ben venga, beata l'ora. C'è bisogno di una quantità di denaro davvero impressionante per la riqualificazione di quel sito. Il 1 milione di euro
potrà servire sicuramente per la mera messa in sicurezza. Il problema dell'amministrazione comunale è che adesso, essendo un'area di fatto pubblica, non ha le condizioni di sicurezza e quindi il suo di qualsivoglia utilizzo diventa molto complesso, proprio perché se qualcuno si fa male ovviamente poi fa causa al comune. Il milione è sempre un valore aggiunto, però un importo estremamente limitato. Il ragionamento sul Porto Vecchio è un ragionamento estremamente complesso. Fortunatamente le sensazioni, che sono solamente, per l'amor di Dio, estremamente solo delle sensazioni, cominciamo a essere conosciuti a livello internazionale, cioè a livello internazionale si comincia a parlare della potenzialità, dell'opportunità del Porto Vecchio, e che è talmente grande, è talmente ampio che non è facile trovare un fondo internazionale, perché seppur esistesse ed esistono dei fondi internazionali, in particolar modo quelli inglesi, che vanno alla ricerca a livello internazionale di investimenti di una certa importanza, ma fanno investimenti immobiliari. Poi bisogna rendere vivo ed attivo questo porto, perché seppur recuperato e senza la specificità della sua operatività non serve a nulla, ovviamente. Facciamo accomodare Renzo Tondo, già microfonato? Buonasera. Buonasera. Buonasera Presidente. Ciao. Scusate. Buonasera. Riccardo. Ciao. Allora, contiamo solo con un flash a testa, volevo sentire Furlanic anche lei su questa notizia che riguarda Porto Vecchio, gocce nel mare, cos'è? Sì, è un primo piccolo passettino, abbiamo sentito poi le cifre che serviranno per realmente qualificare quell'area. Sicuramente l'idea della società pubblica, perché quando c'è di mezzo le parole pubblica io sicuramente non sarò contrario, è interessante. Ovviamente, ripeto, è solo una piccolissima parte di risorse che dovranno essere investite, ma prima di tutto, prima di iniziare a investire queste risorse, bisogna veramente decidere cosa si vuole realmente fare in quella zona, perché sì, ridare il porto alla città. Adesso ho letto un messaggio che parlava di centri commerciali. Bene, secondo me è una cosa di cui Trieste non ha bisogno. Altri progetti li vedrei sicuramente meglio in Porto Vecchio, però veramente bisogna definire definitivamente cosa fare e cosa non fare in quella zona prima di iniziare a spendere soldi per riqualificare magari un edificio che poi invece, così come riqualificato, non va bene per il progetto globale. Pertanto, prima di metterci mano, sì, la messa in sicurezza è sicuramente fondamentale, perché ormai si sta sbolognando, scusate il termine, sempre più patate bollenti al comune, anche a seguito di quella accelerata riforma fatta dalla regione, della riforma degli enti locali, ma bisogna poi dare anche le risorse ai comuni per gestire tutte queste nuove incombenze che hanno i comuni. E dunque prima un progetto, allora, e poi... Prima poi un flash davvero su questo, dopo aver sentito anche Russo questa novità. E veniamo ad altri temi, vedo tantissimi sms, ovviamente anche quello dei centri commerciali. Sì, vabbè, però del 2015, sono lieta che adesso diventerà operativo. Ci vuole una visione strategica complessiva. Noi avevamo iniziato con il lavoro chiaramente di Ernst & Young, perché ci vuole anche capire a livello internazionale, lo diceva anche in un certo senso l'assessore Bucci, comunque quali possono essere le vocazioni che possono essere recepite, perché è chiaro che rispetto a un investimento di tale portata, il milione di euro e i 50 milioni che arriveranno dal MIBACT, cioè il tavolo tecnico comune amministrazione regionale, sono un inizio molto piccolo e limitato, è ovvio, questo l'abbiamo sempre detto. Ci vuole quindi costruire una visione strategica delle varie progettualità, e anche qui questa è la vera sfida, e in questo l'amministrazione comunale dovrà essere il principale protagonista, per capire quali vocazioni sviluppare e quali possono trovare l'interesse ovviamente di finanziatori internazionali, io credo privati, perché è evidente che un'area di tale ampiezza, quindi la partita è fondamentale, io credo, per lo sviluppo della città, non solo della città, credo che sia una partita anche di rilievo regionale ma anche nazionale, tale è anche il senso dell'investimento che ha scelto di fare il MIBACT, complicatissima,
l'hanno fatto però in altre città, e quindi in questo senso credo che sia una delle poche aree di sviluppo, anche visto il territorio purtroppo della nostra città, e quindi una partita fondamentale che spero il Comune, insieme al tavolo tecnico, cominci veramente a dare la sua visione strategica. È una cosa chiaramente che non si fa in pochi giorni o in pochi mesi. Allora, intanto, come al solito, via sms scherzano, quindi erano meglio i gazebo. No, ne ho visto uno prima, Io sono sposata. Meglio i gazebo di Piazza Europa, hanno detto, no, non quelli che... non i tanti complimenti che ha ricevuto questa sera. Sì, questa sera non sono un panda e mi hanno anche fatto dei complimenti via sms. Forse si danno da mangiare a Johnny 80 e 2 milioni li raggiungono. Mi preoccupo, Allora, risaluto e ringrazio il presidente Tondo. La prima cosa che le volevo domandare, adesso le faccio vedere anche altri pezzi, ne abbiamo già seguito una prima parte di quello che era il confronto tra Renzi, Orlando ed Emiliano. Nel ruolo sociale del PD che riusciamo, che ci dà da mangiare, la prima volta, nel senso che ci dà da discutere. Vi siete divertiti? Insomma, adesso ci sono diversi. Via sms sono cattivissime, come vedo sempre, però. Secondo lei cosa significano e come andranno a finire? Cioè, domenica consegnerà un risultato che lo stesso PD ha ammesso prima sarà un po' inferiore alle tornate precedenti, alle esperienze precedenti di primarie, e questo cosa significa? Solo per la scissione, perché è un momento in cui c'è meno amore ancora per la politica, meno attenzione, cosa si aspetta lei? Ma è una battaglia che non ha entusiasmato, evidentemente, non era la rivoluzione copernicana che aveva promesso Renzi contro Serracchiani, quindi non era la Leopolda contro il partito che si era strutturato, è una cosa, un regolamento dei conti interno che porta sostanzialmente a mobilitare le truppe con poco entusiasmo, porta la gente, allontana la gente dalla una partecipazione che non sia quella di schieramento, e che comunque è un fatto concordo con un fatto di democrazia, comunque il PD le fa. Barato atto che il PD fa le primarie e le vincerà Renzi, questo mi pare abbastanza scontato. Non capisco la candidatura di Emiliano, che mi sembra più con un piede verso i 5 Stelle che con un piede del PD, e vedo che la candidatura di Orlando è sostanzialmente richiamare il berlinguerismo di una volta a riguidare il partito. Questo mi pare che sia lo schema. Cosa succede? Vince Renzi, vince con abbondante margine, non si entusiasma nessuno, la partecipazione sarà molto, molto bassa. Io ricordo un dato che mi ha colpito alle primarie della sezione del circolo del PD di Tolmezzo, che conosco ovviamente. Certo. Hanno partecipato 12 iscritti, mi ricordo che quando io militavo nel Partito Socialista a Tolmezzo avevamo 130 iscritti, quindi certo sono cambiati i tempi per tutti, sono cambiati anche per il PD, ma capire cosa succederà dopo significa entrare un po' nella testa di Renzi e capire quanto Renzi abbia voglia di capitalizzare subito il successo scontato e la ripresa in mano del partito verso quello che si prospetta con le elezioni, quindi accelererà il percorso delle elezioni o no, cercherà di accelerarlo molto probabilmente, se ci riuscirà poi questa è una partita che è tutta però interna. Almeno loro le fanno, no? Dice, ed è una cosa, una richiesta che è arrivata molto esplicita nelle ultime settimane proprio da lei, cioè fare le primarie anche nel centrodestra. Ma, giusto? Io non ho mai... Allora, tieni presente, qui si parla di Riccardi, Fedriga... Quando ero Presidente della Regione qualcuno voleva fare le primarie e io, che ero candidato naturale e che poi fui candidato e ovviamente andò come andò, dissi benissimo, facciamo le primarie, non avevo nulla in contrario al fatto che qualcuno nel mio partito o nella coalizione che rappresentavo volesse candidarsi in alternativa a me, mi sembra un fatto democratico. Io credo che io sono un competitivo, io come molti sanno gioco a dama, gioco a scacchi, mi piacciono questi giochi, e quindi chi ha la competizione dentro di sé non si tira mai indietro rispetto a questo. Di solito ama vincere. No? Sono anche convinto però che se noi facessimo le primarie rimobiliteremmo quell'elettorato nostro che è un po' rimasto a casa, insomma, che è un po' disilluso, eccetera. Non mi pare che siano i tempi delle selezioni fatte a Roma o a Milano, e tantomeno quanto è fatto all'interno di un partito. Credo che se facessimo le primarie sarebbe una bella partita anche per noi. Secondo lei, quindi, due nomi come quello di Massimiliano Federica e Riccardo Riccardi sono selezionati altrove? No, non è che sono selezionati altrove. No, non è che sono selezionati altrove, sono i leader dei due partiti maggiori, e quindi tanto di cappello. Sono Riccardo Riccardi è il leader di Forza Italia, Massimiliano Fedriga è evidentemente
il leader del suo partito, però la cosa che non farebbe bene a nessuno sarebbe, come penso è successo ahimè anche nei miei confronti in passato, che le scelte vengono fatte a Roma, per cui Berlusconi e Salvini magari si mettono d'accordo su chi lo fa e fanno il candidato in virtù non di chi è il più forte, chi è il più bravo, chi ha il programma migliore, eccetera, ma del fatto di una spartizione di potere. Esatto. Di incastri poi a livello nazionale. Incastri, cioè, lì c'è un capisco, candidato, non è, non è che mi scandalizzo. Nella prima Repubblica si facevano tra i partiti di sinistra. Senta, di destra, però dicevamo più volte, lo si è raccontato anche delle stesse primarie qui a Trieste per quanto riguarda la sfida tra Cosolini e Russo, che forse poi non c'è il tempo per ricucire dopo. Questo non è un rischio? No, non credo che le primarie del PD a Trieste abbiano fatto male né a Cosolini né a Russo, non credo. Non ho seguito attentamente la realtà perché non ero molto presente in città. Però non credo che abbiano fatto male, credo che la sconfitta del PD a Trieste non derivi dalle primarie, ma derivi da 5 anni di amministrazione molto fiacca. Però, e adesso sentiamo anche la risposta poi di Bucci, lei dice non è detto che queste eventuali primarie dovessero mai farsi siano tra 2 persone, ma 3. Il terzo è lei o è Bini? Perché non 4? Allora 4, ecco, a quel punto. O 5, non lo so. Ma no, dare consigli, io sento un numero minimo di firme, poi io sento candidati, quindi io credo che se facessimo le primarie io potrei partecipare anche starne fuori, è poco interessante cosa faccio io personalmente, però credo che sarebbe necessario muovere attorno alla coalizione di centrodestra, che non è che stia benissimo, cioè stanno abbastanza male, ma noi siamo sull'ondata dell'insuccesso di questi 5 anni amministrativi e quindi forse possiamo tornare al governo, però siamo nella condizione in cui dobbiamo fare uno sforzo progettuale, organigrammatico e programmatico. Fare primarie secondo me servono per farlo, qualcuno dice che servono al contrario, opinioni diverse, io penso che non ci farebbero male. Eppure, insomma, tanti altri nel centrodestra dicono invece questa volta, insomma, insoddisfatti dall'amministrazione Serracchiani, insomma, se non vinciamo questa volta le possiamo solo perdere. Ho sentito dire più volte questa frase, cioè lei dice non stiamo benissimo. Guardi, nel perché... 2003 decisero di candidare Alessandra Guerra al posto mio, sì, dicendo che tanto il centrodestra è 10 punti avanti, vinceva per forza, vinceva, i risultati sono visti, la gente è forse più matura di quanto noi pensiamo. Bucci, da quello che ha ascoltato anche dal presidente Tondo, cosa dice? Beh, quello che mi sono espresso prima, io ho una posizione diversa, diversa in quanto il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso sul principio delle primarie vale molto meno per quanto riguarda la nostra realtà. Ergo, le persone che si citavano prima sono persone di partiti diversi, non sono le stesse persone all'interno dello stesso partito, quindi rappresentano partiti con delle sensibilità completamente diverse. Il spaventarsi degli incastri, io invece, nazionali scelti in altre il sedi. Principio, il concetto, rimaniamo sui concetti, sul concetto degli incastri sono quei sistemi che invece funzionano. Ritorno sull'esperienza dell'amministrazione comunale della città di Trieste. Noi siamo una coalizione unita con degli incastri, con delle sensibilità differenziate. Il che ne dica il quotidiano locale che costantemente attacca questa giunta per scelta editoriale, è una giunta unita, è una bella squadra, non necessita di diktat, non necessita di imposizioni, perché ognuno ha la sua responsabilità, ognuno ha la sua sensibilità attraverso proprio quegli incastri, attraverso quegli incontri che possono e dovrebbero essere fatti principalmente certamente a livello locale, ma se ciò serve anche a livello internazionale. Comunque i candidati citati prima, i due prima citati, Federica piuttosto che Riccardi, sono comunque due figure di alto livello, sono due figure spendibili, sono due figure credibili, quindi se mai sarà una decisione a livello nazionale di inserire uno piuttosto che l'altro, nella sostanza non cambia, in quanto la Lega Nord manterrà la sua identità, la Forza Italia la sua. Auspichiamo che tutte le realtà, anche quindi le liste civiche locali, siano con noi, e con questa realtà abbiamo la certezza, avremmo una certa probabilità di vincita, ma ripeto, lo si vince con il programma, non
non con altri spiriti. La gente ti apprezza, cioè non si vive sugli errori degli altri, la gente apprezza con la differenza. Con proposte e concretezza le dice però... Quando ti trovi due candidati, l'esempio, sempre perché l'esperienza è la mia esperienza locale... Quindi appartenendo a partiti diversi come tra proposte... Tra Di Piazza, i due Roberti, Roberto Di Piazza e Roberto Cosolini, la gente ha scelto tra le due figure. Se poi sotto a queste figure, parlo dalla parte nostra, c'era una condizione granitica che aiutava e spingeva, ma le persone hanno scelto le due figure. Quindi, rispetto a quello che diceva lei, che un po' teme invece gli effetti di mal di pancia post-primarie, definiamoli così, se i candidati non sono all'interno dello stesso partito, ma sono rappresentanti di differenti movimenti, è meglio, cioè più comprensibile in quel caso un'eventuale richiesta di primarie? Ma vado piatto, le primarie nel centrodestra non ci saranno. Non ci saranno? Non ci saranno. Tondo cosa dice? Può essere, se non le vogliono fare, considero un elemento di debolezza, poi dopodiché la mia collocazione è chiara, no? Cioè, voglio dire, da che parte sto... Non sembra il caso che ne insista. Mi batterò perché vengano fatte, farò di tutto perché vengano fatte, darò il mio contributo e non sarà decidere solo un partito, poi vedremo. Insomma, io credo che sarà bene ascoltare tutti. Mi pare che il verticismo ha creato danni un po' dappertutto e quindi cercare di superarlo questo. E poi non capisco dov'è la preoccupazione, ma qual è la preoccupazione? Forza Italia e Lega sono partiti che hanno numeri straordinari, di cosa hanno paura? Di Bini, di Tondo? Boh, mi sembra sciocco. Però ha fatto il suo nome, l'ha fatto il suo nome. Quindi insomma, almeno rispetto a quello che abbiamo letto anche le scorse settimane, insomma, a lei piacerebbe questa corsa? No, è diverso, perché se la mette così sembra un fatto personale. Piacerebbe il fatto che vengano fuori gli elementi distintivi di ogni singola coalizione attraverso innanzitutto la capacità di scegliersi per un leader qui. No, perché io quando fui candidato contro Illy alla fine lo feci perché non venivano fuori altre soluzioni. Quando fui contro Serracchiani era perché è candidato uscente. Adesso ci sono più leader, perché non ci mettiamo in confronto? Che paura c'è? Dov'è l'elemento? Paura di Bini, di Tondo, che ricade... Le piacerebbe una rivincita su Deborah Serracchiani? Guardi... Domanda scontata però, insomma. Il vecchietto che ieri sera nel mio ristorante ha perso la partita a carte contro il suo omologo aspetta domani per fare la rivincita. Quindi se dicessi che uno non ha piacere di fare la rivincita nella vita direi una sciocchezza, ma non ragiono in questi termini, capito? Cioè il problema mio non è personale, io ho avuto molto della vita politica, ho fatto il deputato, ho fatto il sindaco della mia città, sono l'unica persona che ha fatto per due volte il presidente della regione, ho fatto tutto, posso stare tranquillo, però mi secca questo atteggiamento, e lo dissi anche quando mi fecero fuori per mettere la guerra, questo atteggiamento in cui le decisioni vengono prese dall'alto. Non mi piace e continuano a non piacermi. Furanic cosa dice? Sì, da quel che ha ascoltato. Guardo da fuori, ho seguito con un particolare interesse, secondo me intanto sono d'accordo con Bucci, il centrodestra non farà le primarie perché in questo momento si sentono, secondo me anche giustamente, abbastanza sicuri di vincere, stando così le cose, se non succede il patatrack in questo... Scusa se ti interrompo, Illy era sicurissimo di vincere e io... Sì, sì, certo, però... Era sicuro di vincere con la Serracchiani? Sì. No, io ammetto la... Ma io ero questa sicurezza probabilmente le avevate sia tu o lei che Illy, perché venivano fuori magari da 5 anni di buona amministrazione, il che... dal mio punto di vista adesso non succede, fermo restando che una nuova sfida a Tondo Serracchiani non la vedo possibile, perché ho molti dubbi sulla Serracchiani che dopo replica la Grimm. Ma secondo me non sarà lei. Poi posso ovviamente sbagliarmi, non sono un veggente, non sono uno Stradamus e dunque posso sbagliarmi, però secondo me non sarà lei la candidata del centro. Sì. Sì, centro-sinistra, del centro. Vabbè, lasciamolo dire candidato, così. Però io l'ho preciso, candidata del centro. Uomo del Novecento, quindi sì, lasciamolo dire così. Facciamo di fare questa narrazione. Cioè,
Poi magari Antonella mi dirà quali politiche di sinistra ha fatto la Saracchiani in questi 5 anni. Poi magari mi convince. Il centro è intasato, no? Ha ragione Isco. No. Il centro è intasato, quindi poi, anche, è corretto che anche ci sia. La poi magari mi convince. Stanno fiorendo. Sì, la sinistra è intasata di micropartitini e speriamo che finalmente questo. No, posso tranquillamente dire, essendo di sinistra, che ci sono solo micropartitine, speriamo che si riesca a trovare una quadratura, perché si è visto anche, torno alla Francia, c'è la possibilità, c'è bisogno di sinistra. Ma tornando qui scrivono via sms che si è perso Roma perché non sono fatte le primarie, però è anche vero che chi ha fatto le primarie a Roma le ha perse lo stesso, cioè il centrodestra non le ha fatte ma il centrosinistra le ha fatte e le ha perse. C'è una differenza, che queste sono le primarie del PD di un partito, mentre lì si parla di primarie tra vari partiti. Certo, esatto. Tornando al discorso del centrodestra, secondo me non è nel loro interesse fare le primarie perché sono potrebbero, no, potrebbero no. Accentuarsi delle differenze, crearsi tensioni. Nuovi malumori, certo, all'interno del centrodestra in base poi all'esito di queste primarie, che non è mai scontato, e magari potrebbe appunto vincere un candidato inviso magari alle segreterie dei partiti. Allora, aspetti, e dunque credo che alla fine le segreterie dei partiti Antonella Grimma, troveranno. Ma sarà veramente Saracchiani secondo lei candidato? Del centro-sinistra? Del centro, come dice Furlanic? Secondo me Saracchiani, proprio scommetterei un euro contro 1.000 euro che non sarà candidata. Che non sarà candidata? Non sarà candidata. Cioè, mi pare di capire anche dagli atteggiamenti quotidiani che i suoi interessi ormai siano. Anche l'intervista di oggi sul quotidiano del Friuli è un'intervista tutta spostata su temi nazionali, legittimi. Ma, tra l'altro, poi detto da me vale poco, perché io sono stato convinto 6 mesi dopo le elezioni che la Saracchiani ragionava in un'ottica nazionale. Cioè tutto il suo percorso politico è stato dimostrato sulle operatività. Credo che 2 giorni su 4 era a Roma, quindi sin dall'inizio ha dimostrato un'attenzione e un interesse diverso. Vince Renzi, lei fa parte della sua squadra, quindi probabilmente, se il ragionamento vale nel spingere le elezioni nazionali in un tempo ragionevole, è chiaro che bisognerà rifare la nuova squadra. Dipenderà il popolo molto dalle date delle varie elezioni, se ci saranno in contemporanea, se faranno prima le dunque delle primarie. Beh, anche una risposta su Saracchiani. Sì, poi vado su Saracchiani, però se posso un attimo, vado subito su Saracchiani. Esatto. Però un inciso sulle primarie, non è che purtroppo fare le primarie poi ti dà la certezza di vincere le successive elezioni. Certo. Noi continuiamo a pensare, ma è un elemento costitutivo del Partito Democratico, uno dei motivi perché tanti si sono iscritti al Partito Democratico nel 2008 e negli anni successivi, che sia un buon strumento e di democrazia interna per la scelta del segretario e anche di coalizione, perché anche per quel che riguarda le prossime elezioni regionali abbiamo già detto e dichiarato più volte, ci siamo anche confrontati nei nostri organismi, che vorremmo fare anche per quel passaggio le primarie di coalizione dentro a quello che io considero sia il centro-sinistra, che sarà la coalizione con cui ci presenteremo elezioni regionali 2018, le primarie per la leadership. Io considero chiaramente, come lo sarebbe stato, come lo fu Renzo Tondo, presidente uscente, Deborah Serracchiani, il nostro candidato naturale. Penso che si è costruita in questi anni legittimamente un ruolo nazionale e potrebbero anche costruirsi le condizioni perché lei possa quindi andare a Roma e candidarsi a Roma. Un inciso, ma veramente con tanta serenità, io non condivido assolutamente il fatto che il ruolo che si è costruita in segreteria nazionale del Partito Democratico, ma comunque politicamente a livello nazionale, abbia portato un disvalore al suo modo di gestire la presidenza della regione. Io credo che anzi da questo punto di vista sia stato un elemento che ci ha reso più forti come regione piccola, 1.200.000 abitanti a Roma, che abbia anche quindi portato un surplus di valore per la nostra regione. Lo dico con grande tranquillità, so benissimo che abbiamo costruito una narrazione, che è stata costruita una narrazione diversa, quindi useremo comunque le primarie anche rispetto alla scelta del candidato presidente per le prossime elezioni regionali. La stessa Saracchiani ha già detto che anche qualora
e io la considero il nostro candidato naturale come presidente uscente, fosse lei, assolutamente useremo questo metodo, perché lo continuiamo a pensare sia il metodo corretto per costruire percorsi più democratici. Potrebbero esserci delle primarie anche... Purtroppo non è, come dire, la garanzia, ahimè, che certo, poi si riesca a vincere. Ma quindi lei dice, però, Deborah Serracchiani parteciperebbe alle primarie all'interno? Sì, sì, l'ha dichiarato anche lei, che anche qualora... Sì, questo sì, non ricordo. Sì, sì, questo lo troviamo. Sì, tanto non parteciperà. Bucci. Comunque, a prescindere, ma sarà una scelta loro, non condivido questo ragionamento che... La scelta della Serracchiani di essere più a Roma che in regione abbia dato un volante. Non era più a Roma, che il suo ruolo io prima, nazionale prima ho detto due giorni aiutato, su cinque, quindi non ma ho detto non più a Roma. Io non condivido la tua narrazione. Il beh, suo ma ruolo insomma, nazionale io credo che aiutato. Chiunque l'abbia sempre cioè l'abbiamo vista in TV molto spesso, perché ai vertici nazionali era spesso presente ai tutti gli incontri che il partito ha fatto e che il governo ha fatto, col suo coinvolgimento, vice segretario nazionale, ma non entro nel merito, però non condividevo quel ragionamento nel dire è stato un valore aggiunto essere a Roma piuttosto che in regione. Se vogliamo fare un paragone, uno a 50, forse uno a 100, nel svolgere l'attività di un assessore, l'impegno, se lo vuoi fare con convinzione, con dedizione, il tempo che ti porta per essere un piccolo assessore di un comune della regione, a differenza della presidenza della regione, qua abbiamo Renzo che sa cosa vuol dire fare il presidente della regione, io non so questa donna come sia stata in grado, chapeau, l'amor di Dio, di poter coniugare queste due realtà, tecnicamente impossibile. Io vado fuori di casa alle 7:30 del mattino, non pranzo mai, non vado mai a pranzo e arrivo a casa la sera 8:30, 9 di sera quando va bene, se non c'è consiglio comunale. E stiamo parlando di un piccolo assessore, di un comune della regione. Fare il presidente della regione e avere dice, il tempo figuriamoci. Di poter dico, allora, inevitabilmente si trascura un'attività. Tondo, mi dà un flash su questo. Aspetti, perché ho anche la pubblicità. Su quello che ha detto anche adesso poco fa. I presidenti di regioni sono molto spesso a Roma. Deborah certo, per incontri, stato regione e tutto il resto. Per svolgere il suo compito di presidente da quel che è stata la sua analisi in questo periodo. Intanto cerco di fare per la proprietà transitiva il ragionamento del dottore Lagrime, mi correggerà. È riuscita a, dice Deborah Serracchiani, a far parlare o intervenire su una piccola regione lassù in alto a destra, come Friuli Venezia Giulia, più forse dico io rispetto a chi veniva prima. Questo allora, io vabbè, dico che oggi è riuscito a far parlare di più. Non i lo presidenti so. Della delle regioni stanno molto a Roma perché molte devono delle stare scelte strada, questo è chiaro, Roma, aspetti. Sì, devono stare in strada perché se non stai in strada non ti rendi conto dei danni che fai sulla sanità. Io come te non ti rendi conto dei danni che sono stati fatti sul 118 a Trieste come perché assessore perché chi ha la competenza della sanità, scusami l'esempio, è che non hai capito quale è l'esigenza del io territorio. Stessa nel mio piccolo questa come assessore all'educazione noi siamo in strada una volta al mese come la differenza assessore dovevo andare a Roma no no dovevo noi andavo andiamo, a allora, Roma noi siamo per le edizie scolastiche agli asili nido e scuole d'infanzia sì. Siccome poi ho la pubblicità stiamo sforando sì. Quello che è il ragionamento di Antonella Grimm e se è possibile io porto no, poi. la mia esperienza è stata totalizzante e francamente sono stati più giorni in cui ho dovuto rinunciare ad andare a Roma a riunioni molto spesso inutili la conferenza del Presidente della Regione di cui nessuno sa cosa sia. Stato Regione, no? Quegli incontri. No, Stato Regione no. È un'altra cosa. Stato Regione è l'incontro solo dei presidenti. Tra i presidenti della Regione ci si unisce ogni settimana. Le assicuro con assoluta serenità senza, che due terzi di quelle riunioni sono quasi inutili, servono ben poco. Tant'è che erano un po' frequentate più da assessori. E da esatto. Allora io ho ritenuto che fosse più presente, fosse più necessaria la presenza qui. Francamente rimango perplesso quando vedo un presidente della Puglia che si cade dal partito che non è mai in Puglia, con problemi. Un presidente della regione nostra che la vedo sempre in televisione a parlare di cose nazionali, a porta a porta a tenere alta la vicenda del Friuli Venezia Giulia, lo ho sentito parlare di tutto, dei loro congressi eccetera eccetera. Un presidente della Toscana che è Rossi, che adesso è andato dall'altra parte, che va in giro a presentare un libro sulla rivoluzione socialista. Cioè, io francamente non riuscivo neanche a occuparmi, non dico di me stesso, ma neanche di cose più importanti e non so questi Batman che riescono a fare tutto. Quindi francamente la mia lettura è che Deborah Serracchiani ha dimostrato, questo glielo riconosco, molta energia. Certamente è una ragazza che ha voglia di fare, questo glielo riconosco. Però quell'energia è stata dedicata, secondo me, se non si fa una percentuale, a tre quarti, al 75%, alle vicende interne al PD e alla sua carriera interna al PD.
una buona parte l'ha dedicata, alcune cose con successo e altre no, alla regione, ma secondo me avrebbe voluto maggiormente dedicarsi alla regione Friuli-Venezia. Allora immagino fermi le proporzioni sono assolutamente certo. Ingenerose. Possiamo parlare, allora, possiamo parlare dei problemi veri se volete, quando volete. Possiamo parlare del patto. Ecco, questo che è una cosa che viene citata spesso. Parliamo dei finanziamenti sulle infrastrutture, il nuovo, finalmente il riconquistato ruolo di Trieste come porto internazionale, Del Rio l'ha inserito tra i porti di interesse nazionale. Quindi credo che le vittorie e i successi ottenuti dal Friuli pagare il day hospital. Io sono assolutamente contenta che finalmente anche la terza corsia sta prendendo. Sì, no, ma se devo scegliere tra terza corsia non pagare il day hospital, Renzo è testimone. Se vogliamo parlare della terza corsia, appena insediata la Serracchiani la riteneva una cosa inutile, criticava pesantemente la scelta politica di Renzo Tondo nel aver fatta la terza corsia. Allora, ci fermiamo per un minuto, giusto, tra poco citiamo tutto, ci confrontiamo e sentiamo Corciani che è un po' che non interviene. Vi fermo perché abbiamo già sforato i 4 minuti e mezzo la pubblicità, poi vediamo la polemica delle ultime ore, emersa ieri in maniera dirompente, che è quella degli sconti per la benzina, per esempio, e arriveremo ovviamente ad altri interventi per quanto riguarda il confronto delle primarie a livello nazionale con i tre contendenti. A tra poco. La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia per la mancata applicazione dell'aliquota nazionale sulla benzina e sul diesel acquistati dagli automobilisti residenti in Friuli Venezia Giulia. Gli sconti regionali sono considerati in sostanza una riduzione delle accise, ma la regione tira dritto, convinta delle proprie ragioni. Noi riteniamo di aver agito e di continuare ad agire nel giusto e formuleremo, come abbiamo già fatto in passato, le nostre ragioni alla Commissione europea. Riteniamo infatti che questo aiuto, che in qualche modo va dato direttamente alle famiglie e ai consumatori, non violi il principio di concorrenza e non determini neppure degli aiuti di Stato nei confronti delle imprese. Lo diremo ancora una volta e ovviamente siamo fiduciosi delle decisioni che verranno assunte dalla Corte di Giustizia europea. Gli sconti carburante sono presenti da anni in regione per contrastare la concorrenza slovena e austriaca nelle fasce confinarie. Riteniamo anche di essere una regione che comunque ha un confine vicino. Questo confine determina in ogni caso delle situazioni di disuguaglianza, anche perché ahimè l'Europa non è mai arrivata ad avere un'armonizzazione fiscale, né è arrivata ad esempio sulle questioni delle accise e dei carburanti ad avere una procedura simile o comunque tale da attenuare le differenze, quindi riteniamo che la regione debba continuare ad agire in questo senso. Ovviamente faremo del nostro meglio perché queste ragioni possano essere accolte in Europa. Così dunque Deborah Serracchiani sugli sconti benzina. Corciani, fino a quando saranno difendibili? Devi parlare degli sconti di benzina. Nell'interruzione facciamo outing. Mica mi chiederà degli sconti in benzina. Allora, la domanda che non volevo. Vabbè, no, vabbè, ripartiamo da questo. Come al solito. Questo sì. Io cammino, li va in bici, uso il treno, si sa. Io, quindi... Vabbè, insomma, è una delle tante polemiche nelle quali viene tirata in mezzo all'Europa. In realtà c'è un discorso, un problema molto più di fondo. Cioè, riuscire a commisurare e riequilibrare gli interessi dei consumatori con quelli poi degli operatori, perché c'è anche tanta gente che ci lavora, c'è un indotto, ci sono famiglie dietro a questo, all'interno poi di un quadro di regole europee. È una cosa complessa sulla quale non bisognerebbe fare polemica politica, una delle tante sulle quali non bisognerebbe fare polemica politica, ma trovare una soluzione che riesca in qualche modo a trovare un punto di equilibrio tra i diversi interessi. Ho visto che voleva intervenire prima per cosa, qui Trieste Libera al Porto, che cosa voleva dire? Sul doppio ruolo della Serracchiani, questo insomma ha avuto una certa centralità politica nel dibattito del PD, interno, perché quindi c'è qualcuno che riveste un doppio ruolo. Da sostenitore di Orlando. Perché non lavare i panni sporchi in casa adesso qui, voglio dire, quindi... Ricomincio a parlare di benzina, no, il problema della benzina... Perché non fare un passaggio? Cioè, il problema del doppio ruolo... Cioè l'ho sentito, l'avrete voi che sostenete, certo, Orlando. Povera non coinvolge solo la Deborah Serracchiani, ma abbiamo il presidente Renzi che ha il doppio ruolo di presidente del Consiglio e di segretario del Partito Democratico, che voglio dire, è una delle cose sulle quali la mozione Orlando dice chiaramente. Del 2008. Allora, questo è anche molto interessante. La norma dello statuto sostiene in maniera molto ragionevole che il segretario del Partito Democratico, dopo il passaggio delle primarie e appunto dopo che il popolo si è espresso e ha dato questa grande investitura, fosse il candidato naturale per il Partito Democratico, perché non si teneva poi in considerazione che esistono le coalizioni, alle successive elezioni. Ma mica diceva che una volta eletto questo avrebbe dovuto rimanere segretario del partito per tutta la vita. Il doppio ruolo ha fatto molto male al Partito Democratico.
E nello specifico poi, secondo me, nella nostra regione ha fatto molto male al partito e ha fatto molto male a Deborah Serracchiani, alla sua immagine. Mm. Alla regione invece no, secondo me. È stato utile, per quello che diceva Antonella, per i rapporti importanti che ha avuto a livello nazionale su tutta una serie di partite sulle quali noi non avremmo avuto i risultati che abbiamo ottenuto senza il doppio ruolo che ha svolto Deborah Serracchiani. Detto questo, secondo me, per il partito è una scelta assolutamente sbagliata. Esprimo la mia solidarietà a tutte quelle professoresse di grammatica italiana delle scuole di Trieste che sta leggendo i vostri sms e le senti colpevoli di sto strazio. Meraviglioso, grazie per questo sms, perché diciamo spesso cerchiamo di correggere, però è solo normale. Magari un tablet, Buzzi, un tablet a questo ascolto. Tablet lo... Grazie per questo sms, anch'io faccio fatica a volte, cerco di correggere, lanciare dei segnali, ma sono tutt'altro che incapace di essere professore. Ecco, fate parlare anche Cocciani, mi arrivano dopo perché sono comunque sono tanti in attesa, ve lo dico. Posso dire solo una cosa sulle... Un flash, poi per sentire Tondo e Bucci anche su queste due cose, prego. Sulla benzina, sulla benzina agevolata, ma credo che era scontata l'ingerenza dell'Unione Europea, che è sempre forte con i deboli. Provato più volte. Magari il presidente Juncker potrebbe dire qualcosa al Lussemburgo, che ha introdotto tassazioni all'1% per le multinazionali quando era presidente del governo del Lussemburgo lo stesso Juncker, no? Magari certe cose, oppure non trattare con gli Stati Uniti il TTIP, che consentirebbe agli Stati Uniti di importare in Europa qualsiasi cosa in barba alle norme sull'igiene, sulle... Tutta una serie di cose che ovviamente sulle quali l'Unione Europea non batte ciglio. Si scaglia contro una regione che sostanzialmente sta tentando in qualche modo di difendere una categoria che è già fortemente penalizzata, perché sappiamo benissimo che stanno chiudendo distributori di carburante continuamente nella nostra regione. Pertanto io spero che in qualche modo si riesca a risolvere questo problema e continuare a dare questi contributi, che sono sì un aiuto a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto sono un fondamentali per la sopravvivenza di tutta una categoria di commercianti. Io sulla benzina, poi vorrei coinvolgervi anche sul numero unico, perché tantissime sms arrivano su questo e segnalazioni in questi giorni. Volevo dire una cosa sulla benzina. Sì. Che probabilmente va in controtendenza, mi aspetto anche qualche insulto lì o qualche parere non favorevole. Io credo che la benzina sia un capitolo da chiudere. Non solo perché l'Europa ormai ci rompe le scatole, ma perché quelle risorse che dedichiamo come sistema regione all'abbassamento del prezzo della benzina, secondo me deve avere altre priorità. Io ho fatto una proposta di legge assieme al mio amico e collega di Consiglio regionale Roberto Reveland di Autonomia Responsabile, in cui dicevamo che a fronte di una crisi dell'edilizia che ha dimezzato i posti di lavoro, noi oggi abbiamo 9.000 posti di lavoro su 18.000 presenti fino a 5 anni fa in edilizia. Finanziare la legge Lenna o comunque la legge Casa o comunque un'altra legge che consentisse di mettere in moto il risparmio privato, quindi praticamente ti do 50.000 euro, se ne spendi 50 anche tu e cambi serramenti, fai risparmio energetico, fai queste cose qui, che è una legge che brucia i soldi ogni anno perché la gente ha ancora risorse e le tira fuori per la casa mentre non le tira fuori facilmente per altre cose. Noi pensavamo che fosse virtuoso prendere quei soldi del buono della benzina e dirottarli su un'altra partita. Su questo io sono rimasto molto deluso, perché non ho avuto la solidarietà. E vabbè, perché è un tema difficile, è un tema difficile, però credo che sia da assumere anche qualche responsabilità ogni tanto. Però quello che mi ha dispiaciuto, e poi non disturbo più, è il fatto che, mentre ho avuto la legittima critica dei benzinai, che dicono, ci togli il buono benzina, non ho avuto un minimo di solidarietà, e lo dico qui pubblicamente guardando lo schermo, da parte del settore dell'edilizia e delle categorie produttive, che avrebbero dovuto sostenere questa iniziativa, ma non perché l'ha fatta Tondo, perché comunque rientrava negli interessi. Io credo che oggi mettere una buona fetta di risorse del governo regionale su investimenti produttivi sia molto...
Senta, si ricorda di quale percentuale, di che peso economico stiamo parlando? 40 milioni, mi pare. Esatto, 40 milioni. Questi 40 milioni, dirottarli altrove, come diceva, significa chiaramente... Ma poi avevamo detto proprio dove dirottarli. Esatto, chiudere però, cioè, i distributori in questa regione, o in larga parte. Vuole dire chiudere il buono benzina, dire è stato un capitolo importante, l'abbiamo finanziato per alcuni anni e adesso non si fa più, perché ci sono cose più importanti. La benzina della Slovenia non vale niente, dura de meno, fatto accertato, scrivono gli sms. E Bucci cosa dice? La proposta forte è quella di Tondo? Sì, è una proposta forte. Cioè, i bilanci regionali consentono di fare delle modifiche politiche di indirizzo anche in altri settori. Se vogliamo fare un'attenta analisi di come vengono spese le risorse, io credo si possa trovare una coniugazione senza toccare l'aspetto della benzina. Parlo da triestino, cosa diversa per un udinese avere una percentuale di riduzione talmente limitata che di fatto non cambia nulla. Ecco che i 40 milioni ovviamente possono essere visti come un investimento errato. Per le zone confinarie come la nostra, Trieste e Gorizia, la differenza è importantissima. Io credo, anzi sono convinto, che la Comunità Europea deve smetterla di entrare nel merito della gestione fiscale di ogni singola nazione. L'Inghilterra ha dato un esempio molto forte e chiaro. 360 gradi. Sì. Se vuole fare, sarebbe comunque, no? La prima volta, perché se la Comunità Europea vuole entrare nel merito della gestione fiscale di un singolo paese, voglio vedere, l'Inghilterra ha dato una lezione molto forte e chiara della serie: o si rivede tutto o si cambia. Loro hanno scelto di cambiare, per l'amor di Dio, non siamo qua nel parlare Europa sì, Europa no. Però l'Europa non può farlo, non lo farà, alza il tiro, alza l'attenzione, troverà il muro. Io credo e spero che anche lo Stato italiano, visto che la Serracchiani è così vicina al governo, potrà assumere una formale posizione nazionale, oltre che regionale. La compensazione del denaro c'è. Se noi fossimo obbligati ad eliminare questo gap, è chiaro che i confinari vanno dall'altra parte, c'è da fare. Quindi ci sarà una perdita economica allo Stato, probabilmente un guadagno a livello regionale, certo, però un disastro sotto il profilo economico della cittadinanza. L'occupazionale. Cioè, ma l'occupazionale, con sommo rispetto, io a suo tempo ho dovuto fare il piano benzina, il piano carburanti del Comune di Trieste. Quando ci siamo insediati nel 2001 avevamo, non so chi lo ricorda, i benzinai in ogni angolo, sì, in strada. Ricordo quello in via Picardi, che era fantastico, davvero in mezzo alla strada chi faceva benzina bloccava tutta la via, aveva il distributore sotto la finestra, proprio sotto la facciata e le finestre dell'abitazione, ovviamente non più compatibile. Quindi c'è stata una riduzione drastica del numero dei distributori. Oggi ne abbiamo davvero pochi. I dipendenti, i lavoratori non sono tantissimi, in un momento di crisi non possono essere toccati, per l'amor di Dio non voglio toccare questo argomento, ma il problema è più pregnante sulla disponibilità economica della gente. Oggi la gente ha difficoltà economiche non da poco. Se vogliamo mettere in crisi anche il sistema automobilistico, vogliamo lasciarla a casa le autovetture, lui che va in bicicletta sarebbe contento, sarà contento. Dio, ma per tante persone la macchina è un'esigenza primaria. Un flash e poi parliamo di questioni sanitarie invece. Credo che non è la prima volta, una proposta così forte anni... si può... Allora, apprezzo il coraggio e anche il passaggio in cui il Presidente dice bisogna anche avere il coraggio ogni tanto di assumersi decisioni difficili. Andrebbe analizzato chiaramente dentro, serve però il primo tempo, che è una omogeneizzazione dal punto di vista delle politiche europee, come diceva anche Serracchiani, rispetto a tante differenze ad oggi che ci sono nei paesi europei, e quindi al momento forse non sarebbe giusto, come dire, mettere una parte dei nostri concittadini regionali in una situazione così di diversità e di difficoltà. Però credo che un approfondimento anche rispetto al punto di vista del Presidente Tondo vada fatto, e apprezzo, devo dire la verità, il coraggio di dire ogni tanto qualche scelta difficile va fatta. Credo che qualche scelta difficile, adesso chiaramente in altri contesti, le abbiamo fatte anche noi in questi anni, e credo che in questo senso vanno anche interpretate le sfide della contemporaneità. Mi riallaccio al discorso di inizio puntata, cosa vuol dire essere di sinistra oggi.
purtroppo vuol dire anche essere un pochino più pragmatici e assumersi scelte un pochino più complicate e di responsabilità di governo, se non si vuole solo rimanere a fare testimonianza. Posso una sì. provocazione aggiungere una provocazione? La provocazione è la provocazione. Questi 40 milioni servono per compensare tutta la regione in proporzione diversa, cioè gli sconti, la benzina di quelli, delle città più vicine, Trieste e Gorizia, hanno un valore superiore, però attenzione, il beneficio dello sconto di benzina lo ha tutta la regione. Quindi, allora, se vogliamo dimezzare i 40 milioni, e quindi lancio la provocazione che potrebbero diventare 20 per l'edilizia, basterebbe togliere il beneficio nella zona friulana, perché io voglio vedere un udinese che se non ha la tessera si prende e va in Slovenia a far benzina. No, il triestino se non ha la tessera va, il goriziano va in Slovenia a far benzina, ma l'udinese no. E allora, se vogliamo dimezzare questo investimento regionale, cominciamo a togliere Pordenone, a togliere Udine, e quindi che Bucci non sarà il candidato presidente della regione, no? Difendo il mio territorio. Allora, volevo farvi vedere un'altra cosa, perché poi è lo spunto per discutere il numero unico europeo, che è tema che affronteremo più diffusamente giovedì prossimo, perché stiamo raccogliendo tante segnalazioni, è ovvio, insomma, forse è giusto fare un po' il punto. Parliamo di sanità, perché si è discusso ultimamente delle assunzioni in regione. Oggi spunta un comunicato pesante, lo discutiamo insieme. Una settimana fa l'assessore alla salute Maria Sandra Telesca aveva presentato il piano di programmazione sanitaria per il 2017, appena varato dalla giunta regionale. La NAO, Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri, ha esaminato le 427 pagine del piano, traendo alcune considerazioni che sono state fatte proprie dall'Associazione Costituzione 32, impegnata nella salvaguardia della sanità pubblica regionale. In primo luogo il passaggio relativo al personale, in cui viene riportata la previsione dell'assunzione di 400 unità per il 2017. In questo caso viene evidenziato che il dato non può dirsi compatibile per la ricaduta che il medesimo indice produce a regime. Il testo prosegue chiarendo che l'impatto economico derivante dall'ipotizzato ingresso di 400 unità in più rispetto al 2016 produrrebbe una ricaduta a regime che non risulta riassorbibile dal sistema con risorse proprie, avendo avuto riguardo al finanziamento complessivamente disponibile per il servizio sanitario regionale. L'escamotage dedotto porta a Costituzione 32 a una riflessione riguardo al turnover, che potrebbe sbloccare le assunzioni qualora il ricircolo di personale favorisse l'ingresso di profili professionali a costi medi e più bassi a fronte di uscite di personale con retribuzioni più alte. La conclusione recita che tutto ciò è in linea con il necessario perseguimento e realizzazione graduale delle misure di contenimento della spesa del personale, sollevando seri dubbi riguardo agli annunci e la spinta all'innovazione del settore. Sono 400, potrebbero essere 400, quindi come dico. È il mio responsabile sanità, certo. Segreteria regionale, quindi questo... no, è vero, quindi tenderei a fidarmi di quanto dice l'assessore e l'assessorato, onestamente, sui numeri. Io non so come abbiano fatto il conto il sindacato che rappresenta i dirigenti e i primari ospedalieri. Devo dire che è stato fatto un investimento importante in questi anni per sbloccare una situazione ormai folle, cioè il blocco del turnover nella sanità in generale, nelle pubbliche amministrazioni, ha messo questo paese, sta mettendo questo paese in ginocchio. Vi ricordo che siamo passati, non ovviamente da quest'anno, è come dire, sono anni ormai che il blocco del turnover è passato, siamo passati da una possibile assunzione ogni due pensionamenti, uno ogni tre, uno ogni cinque, fino al blocco totale. Ecco, faccio poi presente, dato che quando ho scoperto mi ha veramente lasciato di stucco, che da un terzo a un quarto dei dipendenti del sistema sanitario nazionale hanno anche delle limitazioni alle mansioni, no? Cioè il mal di schiena, le difficoltà, che ovviamente fa il paio con l'innalzamento dell'età pensionabile. Per cui tu pensa cosa significhi cercare di gestire un'azienda nella quale un terzo, un quarto dei tuoi dipendenti hanno delle limitazioni, cioè non possono fare il turno di notte, non possono fare quella determinata mansione, in un sistema che non ti consente di assumere e blocca il turnover sostanzialmente da 10 anni perlomeno. Ecco, ovviamente i margini nei quali inserirsi per poter sbloccare questa situazione sono molto stretti,
Si sta, non solo la nostra regione, ma tutti sanno che questo è un problema, indipendentemente che governi centrodestra o centrosinistra, tutti sanno che questo è un problema e stanno cercando in qualche modo di affrontarlo. Credo che anche su questo sia necessaria una forte collaborazione da parte di tutti, perché l'Italia così non può andare avanti. Presidente, una cosa che ovviamente fa discutere molto ultimamente è quella del numero unico europeo. Che esperienza ha avuto, che cosa ha sentito, che cosa le hanno raccontato, che ne pensa? Sul? Il 112, diciamo, il fatto di chiamare il 112 numero unico voluto dalla ragione dall'Unione Europea per il soccorso, applicato adesso dalla Presidenza. Ma non ho seguito particolarmente, ho letto i titoli dei giornali, mi sono occupato marginalmente della cosa. Devo dire che in termini generali mi pare una soluzione da percorrere, nel senso che comunque tutto ciò che omogeneizza i sistemi di soccorso e che può consentire sostanzialmente una facilità di chiamata e di comunicazione, credo che sia positivo. Va costruito, come tutte le cose, quando si... fondamentalmente siamo un po' tutti conservatori, no? Ci alziamo a quell'ora, pranziamo a quell'ora, la vita, ci siamo abitudinari, dobbiamo cominciare a pensare a gestirsi in maniera diversa. Quando si fanno queste cose, per esempio una delle critiche che ho fatto alla riforma della sanità, bisogna accompagnarle. Non dico, io non mi sentirete mai dire una cosa è calata dall'alto, quindi non va bene, perché so che bisogna che qualcuno prenda le decisioni e le responsabilità. Però quando si prendono le decisioni e le responsabilità, poi bisogna accompagnarle, cioè fare in modo che siano, non dico condivise, ma almeno discusse attorno ai tavoli sul 112 credo che sia necessario arrivare a una soluzione in cui, a un percorso in cui se ne parla e si coinvolge il più ampio spettro possibile di operatori. Molti dicono che c'è un ritardo, diciamo, c'è una necessaria ripetizione della segnalazione, si passa da un operatore all'altro. Ma, questo, insomma, sono quello che ci viene raccontato, qualche, no? Qualche problemino tecnico ovviamente c'è, è anche un sistema molto nuovo che deve essere rodato. E credo che in questo momento, come sempre all'inizio, le novità creano un attimo di difficoltà che poi si superano abbastanza rapidamente. Credo che invece nel medio periodo sarà molto utile, non solo per gli italiani che, indipendentemente da quale sarà il loro problema, avranno un unico numero da fare, ma anche per gli stranieri in Italia e per gli italiani quando vanno all'estero. Cioè il numero unico europeo io credo sia una conquista. Dopodiché possiamo ragionare sulla centrale unica Palmanova, su altri, insomma, che sono cose un po' diverse rispetto al numero unico, ecco. Sì, in effetti il nodo non è il numero unico telefonico europeo, il nodo è la centralità del coordinamento a Palmanova. Questo ci viene osservato, questo risparmio io credo ridicolo e imbarazzante per quanto personale abbiamo risparmiato, quante persone rispondono al telefono nella provincia di Trieste. Sì, io non credo sia... risparmiamo 20 persone, 15 persone. Non credo sia funzionale il risparmio, ecco, ti dico la verità. Non credo sia stato questo, sai l'obiettivo. L'obiettivo qual è? Io personalmente... è una centrale che da Palmanova deve decidere nella via di Talmansons di mandare l'autoambulanza. Io personalmente, conoscendo e lavorando da tempo, insomma, anche nel 118, guardie mediche, eccetera, per cui... ero abbastanza contrario all'idea di una centrale unica in centro alla regione, perché secondo me rischiava di andare a compromettere non tanto l'efficacia o l'efficienza del servizio quanto l'appropriatezza, cioè rischiavi di sovrastimare determinate necessità di pazienti magari un po' particolari, casi noti, la vecchietta che chiama 50 volte, no? Allora rischiavi di mandargli un'ambulanza e di sprecare risorse. E questa è una critica che a suo tempo avevo anche avanzato. Devo dire che a questo hanno posto rimedio, cioè così mi è stata detta, c'era la necessità di una centrale unica perché in questa regione, ovviamente io conoscevo solo la parte triestina dove le cose funzionavano molto bene e di questo non si sentiva la necessità, però in giro per la regione c'era troppa disomogeneità nei tempi, negli arrivi, nelle regole di ingaggio, diciamo così. E questo creava una disparità, una disequità di trattamento. Concettualmente non è sbagliata. E su questo, onestamente, da questo punto di vista mi hanno convinto. Rispetto al problema dell'appropriatezza, invece si è risposto lasciando anche a livello provinciale delle altre centrali che fanno un secondo filtro, occupandosi proprio appunto di dirottare
i pazienti che non hanno necessità di un'ambulanza per i codici urgenti, per i codici rossi, e quindi diciamo dal punto di vista dell'appropriatezza non abbiamo rimesso, non abbiamo mica risparmiato. Presidente? Non credo che stavolta l'obiettivo fosse quello del risparmio, ma di creare un sistema più efficace e appropriato. Però si lamentano i ritardi, la necessità di dover ripetere tre volte la stessa cosa a tre persone diverse, questo è quello che... Non c'entra. No, io stavo dicendo che concettualmente non è sbagliata, che è un percorso che è vecchio di tanto tempo, che hanno fatto bene a farlo, quindi riconosco la bontà del percorso e ribadisco che come tutte le cose però vanno gestite. Cioè quando cambi le abitudini, il modo di lavorare, eccetera, ci deve essere un periodo di accompagnamento in cui deve essere la massima partecipazione. Questo deve essere fatto subito. Allora, ora c'è l'ultima pausa e passeremo insieme altri 30 minuti, però dopo vi facciamo vedere che cosa dicono, di nuovo torniamo ai tre candidati alla segreteria del PD nazionale, sul tema immigrazione, che più volte è stato detto... Mi mancava. Ecco, no, mi determinante, mancavo io... determinante insomma, per molte tornate elettorali degli ultimi tempi. A tra poco. Ripartiamo da un altro tema forte, quello dei migranti. Nei primi tre mesi del 2017 si è registrato circa il 30% di sbarchi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Allora, visti anche l'attuale sistema di salvataggio in mare, il ruolo poco trasparente di alcune ONG oggetto di un'inchiesta della Procura di Catania, secondo lei il Paese può reggere con questi numeri? A proposito di numeri, pensate che in Italia ci sono 5 milioni di stranieri, più o meno quanto gli abitanti della Sicilia, e le chiedo se sono troppi. Emiliano, a lei. Innanzitutto interi settori economici riescono a sopravvivere in Italia grazie ai lavoratori migranti. In Puglia l'agricoltura non avrebbe capacità di sostentamento senza di loro e dunque bisogna attuare nei loro confronti una politica che ne gestisca il flusso. Significa che non possono arrivare tutti insieme e nelle condizioni in cui arrivano. E serve evidentemente un meccanismo legale di entrata di queste persone che permetta di verificare se si tratta di soggetti pericolosi. Noi dobbiamo accogliere chi vuole lavorare e rimandare a casa chi vuole fare associazioni mafiose, fare il criminale o peggio ancora fare terrorismo. È semplice, basta avere un sistema di polizia che funzioni. Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo avuto un sistema che ha favorito anche distorsioni e spreco di denaro pubblico e non siamo riusciti a dare serenità ai cittadini che sono sentiti minacciati da questo fenomeno, cosa che in realtà non ha fondamento. Orlando, anche lei un minuto su questo tema. La gestione dei flussi è giusta, va fatta, abbiamo credo provato a farla, va fatta con un limite nell'accoglienza, che è quello della capacità di inclusione. Noi dobbiamo fare in modo tale che chi arriva si possa inserire in un contesto e ci possa essere una possibilità di integrazione. Questo per un equilibrio tra chi arriva e tra chi sta in questo paese. Dopodiché credo che dovremmo rivendicare di più, e questo lo dico davvero, penso di poterlo dire con orgoglio, che mi unisce anche agli altri che sono qui intorno a questo tavolo, il fatto che l'Italia nel corso di questi anni, senza nessun aiuto dall'Europa, ha salvato migliaia, migliaia, migliaia di vite umane. E se fossi il vicepresidente della Camera che ha strumentalizzato una vicenda che riguarda alcune ONG per dire che tutte le ONG sono trafficanti di esseri umani, mi vergognerei profondamente. Renzi, i numeri li abbiamo dati, sono chiari, li vedono anche da casa. Cosa risponde? Un minuto. Faccio mie le parole di Orlando sulla questione del vicepresidente della Camera che ha attaccato tutte le ONG. Il problema nostro sono gli scafisti, non le ONG. Però diciamo anche allo stesso tempo che qualcosa non funziona ancora. Il primo ad averlo capito con molta nettezza, con molta chiarezza, è Marco Minniti, il ministro dell'Interno, che su questo sta lavorando con una straordinaria determinazione e tenacia. Ci sono però tre questioni da affrontare e le dico per flash. Il primo, non va bene l'Europa, non va bene così l'Europa, perché non è pensabile che l'Europa ieri ci abbia mandato una letterina per dire che sui migranti non stiamo facendo abbastanza. L'Europa noi, ma siamo matti? L'Europa deve cambiare totalmente linea innanzitutto in Africa e aggiungo che la cosa allucinante è che noi non possiamo continuare a dare a quei paesi che tirano sui muri i soldi per tirare sui muri attraverso i fondi italiani, è una vergogna. Gli altri due punti sono regole sicure per tutti e inclusione partendo dal rispetto dei valori della Costituzione. Una ragazzina messa in casa con il velo è una ragazzina che va liberata. Grazie. Va liberata e va mantenuto il rispetto della Costituzione, allora. Altrimenti perdiamo la faccia.
Allora, così sul tema immigrazione, chiaro, in un minuto difficile. Tondo, lei come, che impostazione darebbe, per quanto si sa, insomma, si può arrivare fino a un certo punto, no? Con le amministrazioni locali, per dire. Io respingo l'ipotesi buonista, che è quella che dice che dobbiamo accogliere perché è così, perché è colà, e respingo l'ipotesi ovviamente leghista, che è quella di Salvini. Non mi ci ritrovo in nessuna delle due. Ho avuto occasione di parlarne proprio col Monsignor Crepaldi, un colloquio riservato che posso, e mi ha dato da leggere, Vescovo di Trieste. Mi ha dato da leggere una pubblicazione sulla dottrina sociale della Chiesa. Io non sono un uomo particolarmente di Chiesa, no? Cioè, ci credo, ma insomma, a modo mio. Però sono rimasto colpito da una frase che dice: c'è un diritto ad emigrare, ma che c'è un diritto a non emigrare. Che non vuol dire, come tutti usiamo dire, che bisogna intervenire con i soldi, mantenerli là, eccetera. Però credo che ci sia un limite a tutto. Noi possiamo accogliere un determinato numero di persone, dobbiamo decidere quanto accogliere quelle, integrarle dove è possibile, respingere chi non è possibile, però non possiamo pensare di essere i soccorritori del mondo intero. Perché pensare di fare la solidarietà a tutti significa alla fine farla per nessuno. Perché poi far stare male, un tetto dovremmo porcelo. Il fatto che il governo italiano non sia riuscito a ragionare in questi termini a me fa specie. Io ricordo di essere stato ero a Berlusconi proprio il giorno in cui ricevette la telefonata di Sarkozy, eravamo assieme, casualmente, in cui si decideva l'attacco a Gheddafi. Ricordo che Berlusconi disse chiaramente, lo disse a noi, eravamo in 5-6, non sapete cosa accadrà, ci sarà sostanzialmente una invasione, perché Gheddafi a questo punto non riesce più a tenere a freno queste cose. L'invasione c'è stata. Adesso non vedo un'iniziativa politica né dell'Italia né tantomeno dell'Europa, che è latitante su questo, per capire come fare per fermare, perché non possiamo accoglierli tutti. Un tetto bisognerà pur forno prima o poi. Non possiamo pensare che questa è una terra di frontiera dove chiunque possa arrivare, perché farli arrivare tutti non è possibile. Ovviamente, come diceva qualcuno dei candidati del PD, bisogna anche selezionare chi può farlo, chi ha il diritto di farlo e chi no, ma questa è una partita successiva. Furani, ci vedevo che annuiva, cioè d'accordo? Annuivo soprattutto sulle parti che non è stata toccata da nessuno dei tre, esatto, candidati, ovvero, cioè, qua il problema non si risolverà fino a quando non si bloccherà sul nascere questi flussi, ovvero si darà un motivo a queste persone per non emigrare. Fino a quando la politica economica dell'Unione Europea sull'intervenire in certe zone, perché ovviamente l'intervento di Sarkozy in Francia era dettato da questioni puramente economiche legate al petrolio, ad esempio, e semplicemente hanno prevalso queste politiche sulla già sicura conseguenza che avrebbero avuto queste politiche, ovvero l'intervento in Libia, ovvero un flusso notevolmente superiore rispetto al passato, perché pochi sanno, ma la Libia era meta di moltissima emigrazione interna all'Africa, molte persone dell'Africa nera si fermavano in Libia perché c'erano delle condizioni economiche tali da non obbligarli a proseguire nel percorso. Si è voluto intervenire in Libia, si è voluto intervenire in Egitto, si è voluto intervenire in Siria e così via. E dunque, fino a quando non si decide di finirla con questi interventi, che di umanitario hanno ben poco, hanno solo finalità economiche, questo flusso continuerà. Continuerà, e ovviamente l'Italia, per motivi geografici, sarà sempre uno dei paesi maggiormente toccati dall'immigrazione. Pertanto, detto questo, cioè, ovvero cercare di fermare il flusso consentendo a queste persone di rimanere a casa loro, perché nessuno è contento di dover emigrare da casa propria. Pertanto, questo è il primo passo. In secondo luogo, poi è ovvio che ci deve essere un aiuto all'Italia da parte di quei paesi che in questo momento economicamente sono in grado di sostenere meglio rispetto all'Italia questa migrazione. Bucci, la cosa migrazione più forte l'ha detta Renzi? Cioè, questa Europa così non va bene? Assolutamente sì. Il buonismo non si sta rendendo conto della colonizzazione che stiamo subendo. È una cosa molto grave.
vediamo già come sta cambiando culturalmente il nostro paese. Il nostro paese non è più il paese di 10 anni fa. È stato invaso da realtà, da culture, da religioni diverse, da modi di vivere diversi, lo ricordava prima Renzo, sul fatto del burka della bambina. Noi siamo un paese con un certo modo di essere civili. Non sto dicendo che la loro civiltà sia incivile, la nostra sì. Cito solamente l'esempio che molto spesso ho fatto, l'Australia. L'Australia accetta i migranti, lo ha fatto storicamente, parzialmente la mia famiglia è stata immigrante indirettamente da parte di mia moglie, hanno immigrato in Australia con delle regole completamente diverse. Oggi anche loro subiscono una parziale invasione di migranti. Loro semplicemente avvicinano queste imbarcazioni, gli danno da mangiare, gli danno da bere, gli danno le coperte, gli fanno benzina e girano la nave. Con questo principio hanno limitato l'invasione che noi purtroppo stiamo subendo. Noi li andiamo a prendere oltre le nostre acque territoriali. Quanto costa questo sistema di raccolta? Quanto costa la gestione poi di queste persone? Ma dimentichiamo questo. Quanto stiamo cambiando noi italiani? Questa è la cosa forse che ci deve far riflettere. Noi per tutta una serie di motivazioni facciamo pochi figli, loro li fanno per una cultura sicuramente in maniera diversa. Allora, il welfare che noi abbiamo costruito, perché il welfare costruito dall'Italia, dimentichiamo la comunità europea, il welfare costruito dai nostri genitori, dai nostri nonni, doveva servire, non voglio fare un discorso leghista, populista, per l'amor di Dio, ma doveva servire per la nostra gente. Oggi la nostra gente, sì, perché l'abbiamo fatto noi, non l'hanno fatto gli altri, non l'ha fatto Bruxelles, non l'ha fatta la Merkel, l'abbiamo fatto noi, lascia perdere, abbiamo costruito un sistema welfare efficiente che oggi stiamo regalando a persone che non lo hanno costruito, mentre le persone che lo hanno fatto oggi in buona parte si trovano in grave difficoltà. Conosciamo qual è la difficoltà economica degli italiani, lo leggiamo ogni santo giorno. Per tutta una serie di motivi anche professionali conosco certe realtà che sono davvero imbarazzanti, dove triestini non hanno dove poter andare a dormire perché sfrattati di casa, ed altri che ricevono la casa non avendone, io dico formalmente, titolo, perché non hanno costruito questa società. Concludo con una battuta, giusto per sdrammatizzare. Ho avuto un paio di anni fa l'occasione di stare 2 giorni con Edoardo Bennato. Edoardo è un personaggio stranissimo. Quando? Di recente? Sì, di recente. Quindi c'è un concerto, ci sarà un concerto di Bennato. Ormai è vecchietto. Adesso siamo ritornati a fare i concerti di un certo livello, quindi non è detto che faremo delle cose carine. Ma perché lo cito? Non è detto che faremo. Arrivo dal PD, un guaio, non si sa. Allora, perché l'ho citato? Perché lui mi fa una battuta. Guarda, Maurizio, ricordati che la civiltà viene dal nord. È una questione di latitudine. Ho detto, santi Dio, tu che sei napoletano, mi vieni a fare questo discorso. No, io sono uomo del nord rispetto all'Africa. La civiltà viene dal nord, la cultura del rispetto della civiltà, non civiltà intesa cultura storica, ma cultura civile, societaria, viene dal nord. E d'altro canto vediamo la differenza tra il nord Europa e l'Italia, vediamo la differenza tra il nord Italia e il sud Italia, e vediamo la differenza dal sud Italia all'Africa. Volevo solo sentire un flash di differenza di impostazione. Credo che su questo argomento facciamo parte dello stesso partito. Quindi siete d'accordo? Mi permetto di riagganciarmi su un passaggio e poi faccio sentire un altro pezzo. A quello ha fatto riferimento Bucci, che trovo di grande attualità, di grande importanza, al di là, come dire, di tutto il resto, del quale condivido poco della verità di quello che hai detto. Il tema della sostenibilità, dei modelli di welfare universalistici, solidaristici ed equi, non solo italiani, ma di quella che è stata definita la vecchia Europa, no? Un modello di welfare europeo che, pur con sfumature diverse, ma di principi comuni,
Il tema della sostenibilità di questo, in un momento di crisi economica, per cui contrazione della fiscalità generale dalla quale si può attingere per costruire questo modello di welfare, e l'aumento dei bisogni contestuale, è un problema vero, serio, che al di là delle ideologie non si può eludere e bisogna porsi. Allora, avevo preparato altri due estratti. Uno è il Jobs Act, però secondo me, siccome poi è tema di dibattito sui giornali, sentiamo prima l'altro, se riusciamo, li ascolteremo tutti e due, sulle alleanze. Perché, come potete immaginare, con una legge elettorale così, con scenari probabili, che si dice, di alleanze tra un eventuale PD e centrodestra, con un nuovo Nazareno, ovviamente è diventato tema di proposta tra le domande del confronto tra i tre candidati. Sentiamo. Nelle prossime elezioni, al netto di una nuova legge elettorale, c'è il rischio concreto che in Parlamento ci siano tre poli più o meno equivalenti. Allora, innanzitutto le chiedo, quando si vota e come e con chi farebbe il nuovo governo il suo Partito Democratico? Innanzitutto bisogna fare una nuova legge elettorale, dopodiché, se proprio non ci si riesce, bisogna fare un governo di solidarietà nazionale, un'emergenza che deriva dalla incapacità che abbiamo avuto di fare una legge senza farcela dichiarare incostituzionale dalla Corte. Quindi è difficile trovare una risposta. Certo, eviterei con assoluta sicurezza le larghe intese. Hanno fatto male alla destra, hanno fatto male a noi. Bisognerebbe evidentemente fare un governo di programma, 10 punti condivisi con i deputati e i senatori che appunto sosterrebbero un governo di questo tipo. Non mi pare che, dati gli errori che abbiamo fatto sulla legge elettorale, ci siano altre alternative. Lei non ci starebbe con un governo con Berlusconi? No. Orlando, allora qual è l'orizzonte temporale di questo mandato, di questo governo attuale, quando si andrà al voto e con quale, insomma, composizione il nuovo governo? Al voto ci si può andare un minuto dopo aver fatto una nuova legge elettorale, ma noi non possiamo rimandare gli italiani a votare con questa legge elettorale, cioè senza fargli scegliere quale governo vogliono, senza fargli scegliere i parlamentari perché ci sono i capolista bloccati, con due scenari possibili. Il primo scenario è quello dell'ingovernabilità, quindi tornare a votare poco dopo. Altri dicono c'è la Spagna, c'è già stata la Spagna, non è successo niente, ma in Spagna hanno un debito pubblico inferiore al nostro, noi pagheremo un prezzo altissimo. La seconda ipotesi è quella appunto delle cosiddette larghe intese, che non so tra chi sarebbero, se tra noi e Forza Italia o tra Grillo e Salvini. Lei chi sceglierebbe? Nessuna delle due, perché sono ipotesi che secondo me farebbero malissimo al Paese e malissimo al Partito Democratico. Per questo io dico legge elettorale come priorità assoluta, non perdiamo ancora tempo, ne abbiamo perso anche troppo, insistendo su ipotesi sulle quali sapevamo che le altre forze politiche non erano d'accordo. Renzi, quando si vota, Gentiloni arriverà a scadenza naturale e appunto guardiamo oltre in questo nuovo governo a chi guardare, a destra, a sinistra? Abbiamo tempo fino al maggio 2018, secondo la Costituzione, perché si vota 70 giorni dopo la scadenza della legislatura. Personalmente penso che parlare di legge elettorale e di riforma della Costituzione con me sia un po' evocare una ferita, nel senso che io ho perso il mio incarico e l'ho fatto come credo fosse giusto, in coerenza con ciò che avevo detto, perché volevo un sistema molto più semplice di quello che abbiamo. Io immaginavo un sistema con un ballottaggio, immaginavo un sistema con meno politici, con meno parlamentari, con meno poltrone, con meno soldi ai consiglieri regionali. Purtroppo è andata male, abbiamo perduto, però allora avevamo detto, ragazzi, dopo c'è la palude. E infatti c'è la palude. Sogno un sistema che non sia il proporzionale. Se non ci riesce, differenza... un governo con Berlusconi lo farebbe? Il governo con Berlusconi l'hanno già fatto nel 2013. Io credo che lo deciderà il Parlamento. In questo momento io vorrei che tutti insieme facessimo la legge con il maggioritario, quindi non con il proporzionale. Allora, quindi maggioritario. Può essere, lo diciamo subito, che da lunedì tutto cambi perché dovesse arrivare il segretario Renzi e comportarsi come il Enrico Stai Sereno, può essere un cambiamento netto. Adesso vedremo e sentiremo dagli ospiti, però... cita maggio 2018 come orizzonte, la necessità di una legge elettorale di tipo maggioritario e il governo con Berlusconi l'hanno fatto gli altri, non l'ho fatto io. Quindi questo allora vuol dire che c'è una cartuccia ancora da giocare, ma allo stesso tempo, nel senso, sì, come, con segretario Bersani, come lettura. Tondo cosa dice?
Ma intanto faccio una riflessione tra me e me che non c'entra con la domanda. Ma questi due sì, io non ho assolutamente simpatia per Renzi, mi pare che sia chiaro, no? Però quegli altri due mi fanno ridere. Uno è stato ministro del suo governo, non ha aperto bocca per tutta la legislatura e adesso si inventa che è la novità. L'altro, che ha fatto solo il governatore della Puglia e mi pare con scarsissimo successo, si inventa a un certo punto di fare. Quindi un endorsement a Renzi di antipatia simpatica in questo caso glielo faccio, perché francamente so cosa vuol dire essere anche abbandonati dai propri collaboratori, quindi questo lo voglio dire. Nel merito specifico, è chiaro che con questa legge elettorale con cui siamo adesso, se si va a votare non c'è stabilità. La mia preoccupazione, e non solo di Forza Italia, è che Grillo rischi di avere un successo oltre misura, per cui se non si cambia e non si inventa qualche cosa, che adesso non so cosa possa essere, c'è oggettivamente il rischio che si faccia la maggioranza tra PD e Forza Italia. Non dico che io la desidero, anzi ho qualche difficoltà a pensarci a stare col PD e non solo di Forza Italia, però francamente l'alternativa è farla con Grillo, e questo mi fa francamente paura. Se dovesse vincere Emiliano, che per fortuna non vince, ha già annunciato che guarderà a Grillo, e io vedo in quella parte del sistema una ingovernabilità totale che porterebbe il paese a fortemente tornare indietro. Ma forse ho capito male, parla come da esponente di Forza Italia? No, si sente... è lui di Forza Italia. Questo volevo capire. No, io sto dicendo che qualora si votasse con questo sistema, rimanendo inalterato il tripartito, perché di oggi hai ho tre schieramenti, non vedo alternative all'alleanza tra Renzi e Berlusconi. Cosa dice Karim? A me piace una legge elettorale come quella per i comuni, dove già la sera del voto sai esattamente che tipo di maggioranza hai ed è quella con la quale ti sei presentato agli elettori prima della giornata del voto. Quindi io spero che si faccia di tutto in Parlamento per abbandonare questa legge elettorale che ci hanno regalato le sentenze dei giudici, tra l'altro una sconfitta, l'ennesima sconfitta della politica di questo paese, e si vada verso una legge personalmente di stampo maggioritario. Credo che è molto difficile, perché se alla Camera abbiamo una maggioranza che ci consente di arrivare a votare una legge di questo tipo, al Senato il Partito Democratico da solo, piaccia o non piaccia, questi sono i risultati delle elezioni del 2013, difficilmente riesce a portare a casa questo risultato. Quindi io vorrei arrivare che si arrivi nei prossimi mesi a cambiare legge elettorale, ad arrivare a una legge di stampo maggioritario. I capilista anche a me non piacciono, non sono mai stata eletta facendo il capolista bloccato, per due volte in consiglio comunale mi sono guadagnata le preferenze, quindi si dovranno preoccupare quelli che sono stati capilista nelle precedenti tornate elettorali. È molto difficile riuscire, però non bisogna illudere le persone, è molto difficile riuscire a cambiare la legge elettorale. Se in Francia avessero una legge elettorale come questa adesso che abbiamo in Italia, non avremmo la possibilità il 7 maggio comunque di uscire con un governo chiaro, o Macron o Le Pen, ma saremmo anche lì nella palude. Quindi l'obiettivo principale è andare a cambiare la legge elettorale, se non si vuole andare a rischio di larghe intese, che a me non piacciono e non le cerco. Bucci, poi Furlani, Cocciani. Non sarà giustamente facile modificare, se non ce l'ha fatta Renzi, ha mollato anche per questo, rifare la legge elettorale sarà giustamente cosa semplicissima, anzi estremamente complessa. Se mai sarà possibile, bisognerà trovare una quadra, quindi condividere le posizioni sia del centrodestra che del centrosinistra. Se questo avverrà attraverso questa nuova segreteria di Renzi, che probabilmente sarà gestita da Renzi, e ci sarà un'apertura mentale di trovare un accordo, probabilmente si potrà superare lo scoglio del Senato, se no andremo a votare con questa situazione. Quindi ci porremo sicuramente il problema del principio dell'alleanza. È un ragionamento corretto fatto da Renzo prima, e tre sono i nodi, i gruppi. Cavolo, qualche cosa bisogna puntare. La storia della barca con il lupo e la pecora, no? Bisogna. Bersani fu costretto, per dare governabilità e stabilità al paese. Sì, ma non capisco cosa sia un governo di solidarietà, ma non larghe intese. Cioè, la parola costretto, il concetto del costretto nulla, non c'è nulla di. Non era rivolto, era. Se uno, a Bersani, a Cosciani, via. Perché il governo, se uno non ce la fa, molla e si ritorna a votare. Non si stracciò le vesti nessuno, ecco. Perché andò male con i grillini, tra l'altro. Il primo ministro Letta.
non ho questo ricordo di gente che si stracciava le vesti. Tondo diceva? Cioè, e poi il bene del paese principale, no? Supponiamo che si vada a votare con questa legge. Se si va a votare con questa legge, tu hai tre schieramenti, certo, di cui 30, 30 e 30. Cerchiamo di parlare chiaro a chi ha ancora la pazienza di ascoltarci. Per fare 50 più 1 ci vogliono due di questi. Centrale rispetto a questo è il PD. Sarà il PD che dovrà scegliere, nell'eventualità che questo accada, se guardare da una parte, come dice Emiliano, e fare l'alleanza con i 5 Stelle, o guardare dall'altra parte, come sta dicendo tra le parole Renzi, e guardare dall'altra parte. È così, toccherà a voi, è un compito vostro. No, non l'hai mica detto. Ma bisogna se dovesse andare a 30-30, ciò può essere il centrodestra, dove scegliere. Vada 30-30 e 30. Arrivare a una legge elettorale che faccia in modo che ci permetta una maggioranza di centrodestra coesa, sinceramente. Tondo finisce, poi Furlanich. Perché escludo che il centrodestra possa allearsi con Grillo, no? Quello, certo. Però può essere il centrodestra a dover scegliere con i PD. Se resta questa legge, Furlanich. Parto da una constatazione. Io sono sempre stato proporzionalista e continuo a esserlo. In Italia si è sempre partiti dall'errore di fare la legge elettorale in funzione della situazione politica, certo, di quel momento, ovvero nell'interesse di chi governava sarà più utile un sistema maggioritario, si votava in Parlamento una riforma elettorale per il sistema maggioritario e così via. In altre democrazie moderne hanno una legge elettorale che non cambia già da decenni, evidentemente poi si adeguano con quella legge elettorale alla situazione che cambia all'interno degli schieramenti politici. Non è morto nessuno in Spagna nonostante siano andati tre volte ad elezioni, lì non hanno un proporzionale puro. Il Belgio credo che sia stato quasi un anno senza un governo e addirittura dal punto di vista economico il paese cresceva, pertanto non mi straccerei le vesti se si andasse a votare con questo sistema elettorale. In questo sistema elettorale l'unica cosa che io cambierei sicuramente sono i capilista bloccati, perché sono d'accordo con Antonella, uno deve sudarsi la propria elezione, non essere eletto perché è primo nella lista e magari non ha il sostegno di nessuno. Cociani? Sì, beh, intanto in questo momento un problema tecnico, diceva giustamente Isco, non puoi risolvere con la legge elettorale un problema di rappresentanza politica. In questo momento noi abbiamo tre poli troppo deboli perché una legge riesca ad assegnare un premio di maggioranza tale da poter far sì che uno dei tre possa governare in autonomia, nel senso che la Corte Costituzionale questo ce l'ha detto chiaramente, non possiamo dare premi di maggioranza troppo grandi. Il problema semmai è politico e anche dopo. Io faccio una previsione: qualora vincesse Renzi, cosa che evidentemente è probabile, si andrà a votare certamente con questa legge, con il proporzionale, perché conviene un po' a tutti in questo momento, per lo stesso motivo di cui dicevo prima, abbiamo partiti troppo deboli, conviene un po' a tutti andare a votare così e poi i conti li si fa in Parlamento, si cercano le alleanze in Parlamento, perché ci saranno alleanze che è difficile far digerire ai propri elettori prima, e conviene anche a tutti i segretari andare... Se vince Renzi si va col proporzionale. Ma se vince Renzi si va col proporzionale di sicuro, ma conviene a tutti in questo momento. Pur volendo il maggioritario, lui dice dichiara, sì, poi il maggioritario... Sì, tutti, ma nessuno lo vuole in questo momento, anche perché fa gola a tutti, scusami, a tutti i segretari di partito nominarsi gli eletti poi in Parlamento, perché vengono scelti per fedeltà, certo, e non per capacità. Certo. E rispetto, fammi una battuta anche rispetto a Bersani che fece gli accordi con... No? Sai, gli accordi ovviamente si possono anche fare, il problema è se tu sai che cosa sei. L'impianto valoriale del Partito Democratico di Bersani non era in discussione, quello di Renzi sì. Ricordo che Bersani ha fatto è entrato in maggioranza, ha fatto un accordo di maggioranza con Berlusconi su un governo tecnico che dovesse ovviamente portare avanti un programma di breve durata perché non c'erano alternative. Renzi è andato a cena in visita privata ad Arcore quando era ancora sindaco di Firenze. Ecco, è un po' diverso, no? Il 70% degli iscritti. Io onestamente mi sarei augurato che fosse stato il 70% degli iscritti un mese fa
è assolutamente saldo e convinto dei suoi principi ed ideali e con tanta tranquillità ha scelto la proposta politica dentro ai circoli di Matteo Renzi. Quindi questa narrazione di un PD confuso, ma io non la condivido. Io mi sarei augurato che in quella famosa cena Renzi avesse partecipato a una di quelle cene eleganti che all'epoca Berlusconi organizzava. Invece mi sa che hanno parlato perché di politica. Perché è stato un pranzo. Mi sa che purtroppo hanno parlato di politica. Vedi, è stato un pranzo. Ah, va bene. Ah, ok, allora. Era fuori orario. Allora, ci fermiamo qui, grazie a tutti per essere stati ospiti a Ring, a voi per averci seguito. Vedevo molti sms facevano riferimento all'inquinamento a Trebicciano e sul Carso. Domani c'è il secondo capitolo di questa, di questo racconto che ha fatto il nostro Bernardo Gulotta, quindi ve lo anticipiamo nei tre giornali di domani. A Sveglia invece Franco Codega, domani mattina, che sostiene Orlando tra l'altro, giusto ricordo bene, e la seconda parte Lorenzo Pilat insieme a Marco Stabile come sempre. Grazie a tutti, buonanotte.